Buonasera, buonasera ragazzuoli, ciao ragazzi, come state? Bentornati, quanto tempo che non eravamo in live con Earth of Iron 4 sul tubo. Un saluto a Digi Games nel mondo di Mattia, ciao caro, ciao anche a Thomas Bertelli, Emanuele Salvatore, Domenico Bianco, ciao, ciao Zug, le Ucronie di Roma, buonasera Francopio, Ducezio. Signori, stasera ci divertiamo perché per la prima volta portiamo la European Flames, che è una mod che ha una storia un po' particolare, nel senso che nasce come progetto iniziale per il multiplayer, ma poi dopo subisce delle grandi modifiche, vengono rimaneggiati un attimino i tech tree e ne consegue, diciamo, un arricchimento del flavor che la porta ad essere una valida alternativa dal nostro punto di vista alla ben più blasonata e più conosciuta Road to 56, l'anno di start del 1936, storia alternativa della seconda guerra mondiale. Attenzione, perché questo non è il solito Axis versus Allies, non ci sono le fazioni, ogni nazione potrà scegliere il proprio percorso, devono ovviamente comportarsi in maniera tra virgolette roleplayistica dal punto di vista della scelta. Non è come la Millennium Down dove devono giustificare qualsiasi cosa, però va da sé che se uno si allinea, sceglie un path, un percorso politico, ad esempio fascista piuttosto che comunista piuttosto che democratico, non è che poi dopo può comportarsi in modo diverso, no, dovrà mantenere quell'attitudine anche in gioco. Ciao frate Gigi, adorabile creatura! Alla fine lunedì non ho ucciso nessuno durante la partita di calcetto, sono contento di sentirtelo dire, meno male. Stasera coloriamo unghiette, signori, Tempest, che è Davide Trombetta, lui ogni tanto cambia anche i nomi su come si dice... su YouTube, giocherà la Germania e quindi tra poco partirà subito il grande sondaggio della serie: Tempest verrà backstabbato dal mondo oppure riuscirà ad esercitare una certa influenza diplomatica sul pitturare unghiette? Perché la Germania può andare per diversi gerarchi, al governo può mettere diversi personaggi, ed in questo caso la scelta sulla quale virerà la Germania sarà per l'appunto quella di Hermann Göring. Quindi abbiamo una Germania con Göring, ma aspettate un attimo perché voglio mettere la mappa dei player. Attenzione, perché è un'Europa particolare e lo si evince dalla presenza di una Polonia giocata. Ce l'avete chiesta tante volte, ce l'avete chiesta in molte partite, ma ovviamente in un Axis versus Allies questa cosa non si può fare bene. Questo non è un Axis versus Allies. Attenzione, perché c'è anche un dualismo a nord, perché abbiamo Matteo 041 che gioca la Svezia e Benningsen che gioca la Finlandia, quindi anche qua ci potrebbe essere una lotta intestina nel pipo baltico, perché è palesemente un pipo la Scandinavia, e perché la Finlandia potrebbe magari allinearsi con la Russia e, che ne so, la Svezia con la Germania o viceversa, chi lo sa. Francia, giocata anche lei da Spartano. Poi abbiamo l'Italia che deve essere ancora selezionata. Aspettate un attimo, fatemi mettere la mappa dei player. Ricky Black Hole. Poi abbiamo Mizio nel Regno Unito. Gigino che gioca l'Ungheria. Attenzione, molto interessante. Poi abbiamo Nespolino, proprio lui, il Nespo Sbarco, che gioca la colonia giapponese, Giappone che è ovviamente appannaggio dell'imburramento, ovvero di Sestito. Poi abbiamo Pube in Canada e attenzione, perché l'ormai noto, l'ormai pluripremiato, plurivincente Nopex giocherà gli Stati Uniti, quindi potremmo vedere una sorta di
Tempest che se la deve gestire tra Lucas in Russia, ma anche un Nopex negli Stati Uniti, che dovrà stare attento a sua volta anche a un Sestito in Giappone. Quindi attenzione, buonasera Emanuele, buonasera Baldo, ciao Nizo. Avrei una domanda: quando ci sarà il roleplay? Allora, il roleplay di Erzo Viron 4 su Millennium Down, salvo imprevisti dovuti potenzialmente al prossimo aggiornamento della mod, che sarà, vi ricordo, questo venerdì Millennium Down verrà aggiornata, ed è questo il motivo per il quale noi abbiamo ritardato il roleplay di Millennium Down. Dovrebbe essere fissato per non la settimana prossima, ma quella dopo, ok? Quindi oggi ne abbiamo 6, dovrebbe essere la terza settimana, se non erro. La terza settimana. Ciao Vucchino! Ma è come l'evento della Millennium... Non è come l'evento della Millennium Down, è una cosa diversa. Questa è una partita fondamentalmente libera, nel senso che non ci sono schieramenti ancora creati. Vedete, comunque gli Stati Uniti sono fuori da tutto, a parte Canada e Gran Bretagna, però i giocatori possono decidere dove andare. Cioè, non è detto che la Francia vada con gli alleati, non è detto che l'Italia vada con l'asse, ecco. La certezza è che Regno Unito, Germania e Comintern credo restino, diciamo, separate. Credo che restino separate. Ma staremo a vedere, perché questa sera ne succederanno di cotte e di crude, e poi continueremo venerdì sera con la seconda e ultima puntata. Ciao Digitex, buonasera Dani, ciao caro, ciao Samuele, buonasera. Io vi sto guardando mentre libero i Balcani dagli Ottomani con la Grecia nella Great War Redux. Carina la Great War Redux, carina. Nel mondo di Mattia, perché avevi intenzione, ti piace la Millennium Down? Andiamo a sentire un po'. Facciamo il sondaggino: Tempest verrà attaccato da tutti o no? Tempest vive, Tempest muore. Tempest esploderà in questa partita. Tempest is the new pincher. Is the new pincher. Eccola qua, guarda qua. Via un sondaggio. Tempest riuscirà a sopravvivere in questo match? Sì o no? Sono curioso di vedere qual è la percezione del pubblico. Ti piace? Ma giochi ad OI, Mattia? Sei un giocatore di OI? No, è un soft roleplay, non è una roleplay come Millennium Down. Non c'è la stampa internazionale in questa partita qua. Per quanto riguarda invece la Millennium Down, c'è da testare anche una submod molto molto carina che mi ha suggerito Pube, che dovrebbe andare ad incrementare nella Millennium Down anche il fattore embarghi. Cioè, quando viene presa una decisione all'ONU, questa submod dovrebbe applicare dei malus in percentuale a quello che è il trade o alla production di una fazione. Adesso devo ancora andare a vederla, e questa sarebbe molto carina, sarebbe molto interessante se dopo l'aggiornamento di questo venerdì dovesse funzionare anche sull'edizione successiva, perché quella potrebbe dare uno strumento in game per regolare un po' il bilanciamento e le decisioni. Tempest prenderà il Pipo? Ciao Calda, buonasera. Allora, fatemi vedere un po' qui come siamo messi. Andiamo a sentire Crambi, va. Buonasera, signor Crambi. Crambi? Sì. Dove gioca lei? Sì, da nessuna parte. Come da nessuna parte? Perché la mia versione era un'altra versione, non mi faceva entrare, l'ho dovuta disinstallare, ma... Sono a 1 giga di dati scaricati.
Vabbè, ma quanto pesa, scusami, stavolta? Non penso pesi 2 18 giga. Minuti. Vabbè, No, dai, ma peso 2 giga. Tra 5 minuti sarà pronto. Madonna, infatti l'ho vista qua da solo, ho detto, cioè, andiamo a sentire Crambi. Esiliato speciale. Dai, ci sentiamo dopo. Tu intanto scarica, andiamo sopra a sentire quegli Io altri, quegli comunque ho altri pazzi. scritto a Sestito che se dobbiamo aspettare tanto non ne vale la pena aspettare un player che gioca in Argentina, tanto. Ah, tu giocavi l'Argentina? Beh, no, vabbè, io. Beh, ma puoi entrare anche dopo, Crambi, non è quello il problema. Tanto non è Infatti una che anche sì. nazione. È un po' un casino perché ci sono dei focus da fare entro il 37 durante le elezioni, se no si blocca tutto il E focus allora muoviti a politico. scaricare, dai, ti lascio qua perché più parlo con te più ti si rallenta la connessione. Vado su a sentire anche gli altri. Casus belli, no? Buonasera. Buonasera. Ciao, Dick. Allora, qua ho fatto partire Tempest il sondaggio. Tempest vive, Tempest muore a 2 minuti dallo start. Adesso ti dico qual è il cicciulo pensiero. Perché in realtà è molto combattuta. Il 52% alla domanda Tempest riuscirà a sopravvivere in questo match dice sì, il 48% no. Quindi 50 e Diga 50, tutto, diciamo. diciamo, eh. C'è fiducia, c'è C'è fiducia. la fiducia, la fiducia, la fiducia. Sta Stavi vincendo dicendo dai, ce la Max? farà. Ma stiamo Vabbè, aspettando facciamo. Crambi, raga. I don't know. No, Devo andare a noi chiedere a Sestito. stavamo. Non è mutato. Voi stava. No, perché Crambi mi ha detto che ha avuto un problema con la versione della mod. E Sì, quindi ha guarda che stava dovuto. reinstallando. Sì. E stavamo Sono. facendo diplomazia. No, Allora vi lascio fare diplomazia vabbè, se sudicia. vuoi. Anche se Mi staremmo piace questa cosa, stringendo. diplomazia tra il Deutsche Reich e la Polish Republic. Sarei Ah, io sto curioso di sapere contattando. questa diplomazia. C'è di Ah, no, ho Danzica. già contattato, ho Noi già siamo parlato uomini con di l'Unione pace. Sovietica. Siete. Sto instaurando buoni rapporti con i miei vicini per evitare di morire tipo nel 39. Beh, questo è saggio, direi. Questo è saggio, fare Sì, diplomazia con la Polonia, perché oggettivamente. già l'Unione Sovietica ha consentito a un patto di non aggressione. Ma Volevo soprattutto chiedere la stessa cosa. vedo già un piano del Deutsche Reich sulla Francia. È puramente casuale, oppure? Cioè, non Per il lo so. Potrebbe planning in essere. realtà, Eh sì, però è il sì. planning. È Siccome il io ho plan. intenzione di sfondare dalla Maginot. Raga, posso rimanere in stanza? Sì. Sì, Stavamo facendo table sì, sì. talk. Dicevamo. Quindi Tempest, tu immagino cosa vorrà la Germania E a dalla me interessò il Polonia. corridoio di Danzica perché io con Göring ho Danzica per un garantì sulla Polonia. Cioè, Ah, che non c'ho Danzig garantisci? for war, c'ho Danzig for Ok. guarantee con Göring. Va bene, magari poi nel caso il Reich si espanda un po' in giro, magari mi dai qualche cosina, un po' qui a sud, vedi queste Sì, terre. questa si può discutere. Va bene, va bene. Discutere. Ah, una cosa, se devi costruire ti consiglio di non costruire nel corridoio di Danzica se poi dobbiamo fare accordi dopo. Certo, ovvio, ovvio, ovvio. No, te lo dico per te, non per altro. Sì, non ti preoccupare. Allora mi accetti questo bel non-aggression pact così Yes. per. Attenzione, clamoroso. Patto di non aggressione tra Polonia e Germania. Pure, Ce l'ho pure con l'Unione Sovietica, non. è il Molotov-Ribbentrop al contrario. Cazzo posso anche chiamarlo? È il patto Ignaci Moschitschki. È il Moschitschki Ribbentrop. No, c'è il back Ribbentrop poi tra i focus, ma non mi conviene tantissimo visto che divento puppet Sì. della Germania. Va bene, allora io continuo il mio giro di buoni rapporti con Vada, i miei vada. vicini. In bocca Va al bene. lupo. A Allora, presto. Zug, Dick, gioco su OI4 anche se non sono un campione e amo il GDR. Come posso fare il prossimo roleplay? Allora, per il prossimo roleplay è un po' complessa la situazione. Nel senso che, allora, essendo una partita evento ed essendo una partita molto roleplay rispetto alla consuetudine di Erz. No! Come? Ma hanno assassinato Baffetto! No, ma di già! Ups. Sleeping Eh sì, eh. Führer! No! Ha preso Hermann! Ha
Ha preso Herman! L'hai fatto veramente! No, c'è il piattone! Cioè, beh, oddio, nel 36 magari era ancora magro. Mi verificate per favore se nel 36 Göring era ancora Loris, magro? Loris, guarda i tratti di Göring, tieni il cursore sulla foto, guarda che tratti ha. Air experience più 15%, più 5%... ma guarda il secondo... Guarda Morfina il secondo addict! È un tossico dipendente. Division recovery rate meno 4, daily political power cost più 0,5, meno 10, trail deal opinion factor. Beh, direi che potresti importare dell'oppio dall'Oriente, non farebbe una piega. Ah! Lo hanno assassinato nel febbraio del 36, mio signore, ha ragione il mondo di Mattia. Ma poi perché nel mondo di Mattia? Cioè, nel tuo mondo che cosa c'è? Spiegaci un po', raccontaci un po' il tuo mondo, Mattia. C'è Herman nel noi. Tuo mondo? È un mondo dove Herman può trovare posto? Ciao, gelido cuore. Allora, vado a parlare con i miei. Che c'ho su. Io volevo parlare con te. Oh. No, dove vai? No, Gigino. Gigino, Gigino è l'Ungheria. Gigino, secondo me tu... rischi un po', Qua c'è aria di grandi accordi. Però è anche vero che potrebbe essere lasciato lo spazio vitale all'Ungheria, in Romania, in Jugoslavia, diciamo in questa zona qua. Qui potrebbe magari non infastidire troppo. Anche se vedo difficile una coesistenza tra Polonia e Ungheria. La Polonia dove si espande, nel senso. Se vuol fare quello che ha detto prima, raga, dove si espande? Sì, e c'è anche Napoleone. Hai visto? C'è pure c'è Herman e c'è pure Napoleone. Top. Anch'io, Thomas. E infatti non so perché se veramente la Polonia vuole tenere buoni rapporti sia con la Germania sia con la Russia, andrà nei Balcani. Cioè, non è che può fare altro. Quindi è già obeso, ok? Cioè, Herman è già obeso qui. Proverà a prendere la Lituania, dici? Potrebbe. Potrebbe, però... la Russia cosa vuol fare? Dipende molto da quello che vorrà fare la Russia. Perché sicuramente una Polonia che non è in aggressione con entrambi, secondo me fa comodo tantissimo alla Russia, perché mette di fatto una nazione tra lei e la Germania. Quindi direi di sì, potrebbe far comodo. Per la Germania... cioè, molto probabile che parta in quinta direttamente su Francia e su Italia e non sulla Polish Republic. Lui che progetti ha? Lui, innanzitutto, vediamo chi è il giocatore di lui, Claudio. Guardalo quanto è rotondo, mio signore. Etereo. Riccardov. No, Ricky Black Hole. Ricky Black Hole. Sì, dovrebbe essere Riccardo. Andiamo a sentire Nespolino intanto. Poi andiamo a sentire Riccardo. Non vado adesso da Riccardo perché è dentro con diverse nazioni. Perché è dentro con Benningsen, con Gigi, con Maxes che è la Polonia, Matteo 041. Quindi staranno facendo un meeting. Andiamo da Nespolino, va. Buonasera. Buonasera. Signor Crambi, è riuscito a risolvere? Ho finito adesso di installarlo, sono già entrato. Volevo Bravo, chiederti Crambi. Cosa sarei voluto venire da te per chiederti cosa stava facendo l'Argentina, per poter anche capire che tipo di roleplay fare. Cosa stava facendo?
L'Argentina, volevo chiederti l'inizio. Ah, no, non lo so, l'Argentina. Sicuro ho avuto una comunicazione, abbiamo appreso in diretta un accordo che ha del clamoroso, ovvero la Polonia è riuscita a strappare una sorta di non aggression pact combinato sia con la Germania sia con la Russia. Quindi... E questo potrebbe in qualche modo preoccupare non poco l'Ungheria, ad esempio, perché se è vero che la Polonia non andrà in guerra presumibilmente con Russia e con Germania, questo se i patti verranno rispettati, ovvio, dove vuoi che si espanda? Sui Baltici o sull'Ungheria e Romania? Non si può essere amici di tutti. A meno che non sei Crambi. Crambi è amico di tutti. Ok, cosa ha fatto qui Lia? Cosa ha fatto Lia? Autoritario. Aia. È rimasto autoritario. Ed è un male? Sì e no. A livello diplomatico posso ancora sguadagnarmela sia con gli alleati... Ma no, ma scusami, ma puoi fare quello che vuoi. È anche standard. Allora, focus militare non l'ha fatto. No, ma è quello politico. L'infamous decade, dici? Sì. Ma ha fatto quello e la concordanza. Non ha preso quello successivo, sì. No, ma ha già fatto, perché in teoria ci sono quattro scelte. Ah, quindi quando tu picchi quella giusta, le altre tre scompaiono proprio. Sì. Ok, allora, esatto. Ok. È un Crambi concordanzio. È il concordanzio. Perché qua, per esempio, questo qui sarebbe quella democratica che dava socialisti, democratici e la concordanzia. E lì ha fatto la concordanza, che è quella autoritaria. Quella centrale era quella democratica proprio. Quindi vedremo un Crambi aggressivo. Lancerai la gente dagli elicotteri, anche tu, no? Dall'aereo più artistico. No? Che cos'è l'elicottero? Sì, esattamente nel 36, non credo sappiano. Buonasera Gianfranco, buonasera. Hai letto allora, in privato, Sestito? Adesso allora, leggo. Che li muto così vi posso spiegare. Allora ragazzi, per partecipare al roleplay dovete partecipare agli eventi che noi organizziamo sul server, perché noi in base a come vi comportate negli eventi, cioè se siete puntuali, se siete precisi, se rispettate le regole, se siete educati ovviamente, voi direte sì, ma che palle, ragazzi, quando si gestisce una community grande è così, o tutti quanti rispettano le regole o se no salta fuori un purpurì. Questo perché? Perché noi, vedendo un po' qual è la vostra attitudine al multiplayer, al di là dell'abilità individuale, perché poi dopo l'importante è divertirsi, teniamo i vari posti, quindi potrebbero esserci posti eventualmente come coop, così come se si scrivono tutti quelli che giocano in sezione potrebbero non esserci posti. Ad ogni modo, noi non abbiamo neanche pubblicato il bando delle iscrizioni con le date, è una cosa che faremo penso o entro fine questa settimana o al massimo entro martedì o mercoledì prossimo, sempre su Discord, sempre nella bacheca annunci della sezione di Hearts of Iron 4 che trovate sul nostro Discord. Crambi accetterà di far nascondere i gerarchi di Tempest? Secondo me se li mangia Crambi i gerarchi di Tempest. A proposito, ma qua cos'è che può fare lui? Anti-corruption effort, la questione della leadership, victory for the concordancia. Può purgare i generali, formalizzare il go. Potrebbe avere anche il focus di chiara guerra alla Germania, attenzione perché non è che, cioè secondo me Crambi è uno che se può lui il colpetto a Tempest glielo dà, attenzione al late game di Crambi, attenzione al late game. Ciao Miss M. Bamerk, sono appena
appena entrato come funziona questa mod, funziona come tutte le altre, nel senso che la scarichi da Steam, la attivi e ci giochi, è aggiornata all'ultima versione, come dicevo in apertura, è una mod di storia alternativa della Seconda Guerra Mondiale che garantisce a molte fazioni più scelte dal punto di vista politico, nel senso se tu vuoi giocare in modo alternativo puoi ad esempio organizzare l'attentato in Germania e far sì, come ha fatto Tempest, che sia Göring a succedere a Baffetto piuttosto che Himmler piuttosto che altri. Ecco, questo è puramente un esempio. Ciao Pesk, ma quanto tempo Pesk, come stai caro? Ma come stai? Vedi il Thomas Bertelli che ha chiamato il Discord. Ciao Lord Player, buonasera, 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 buonasera. Quello che volevo andare a vedere era anche il percorso che sta scegliendo il signor Sestito in Giappone. Direi che sembrerebbe abbastanza classico. Non vedo grandi scombussolamenti. Io ho paura per Nopex. Allora, c'è Rotella, New Deal, WPA. ...58 senatori. Vediamo se andrà per il Limited Intervention o per il Neutrality Act. Per fare questo gli servono i senatori. Servono ancora due senatori, perché ne ha 56 e gliene servono 58. Ciao Gabor. Guarda, in realtà la grande notizia che abbiamo appreso è che la Polonia è riuscita a trovare un accordo di massima sia con la Germania sia con la Russia. Polonia che è giocata. Allora, con la Germania credo che il nocciolo della questione sia il corridoio di Danzica, che a quanto pare la Polonia sarebbe disposta a cedere alla Germania in cambio di un garantì. Quindi questo andrebbe a sbloccare anche un focus o una decisione di Hermann Göring. E a quel punto lì io credo che con il garantì la Polonia potrebbe anche decidere di rimanere alleata. L'Italia devo capire che cosa vuole fare. L'Italia sta investendo in Edison, sta investendo. Va a pigliarsi il research slot, mi sa. Ma te che carine tutte le iconcine colorate. Carine, cizzone, allora, carine, cizzone. Ciao Ale, buonasera. Buonasera, Michael Montana, Bancocchino. Ma perché Bancocchino? Ma perché sei Bancocchino? Perché sei Bancocchino? Questa mod è meglio della Roto 56? Allora, dipende. Dipende. Sono due mod valide. Il plus di questa mod qui è proprio la... ti dà più scelta. Ti dà più scelta nell'alternativo. Ecco. Ti dà più flavor. Da quel punto di vista lì. Baffone cosa fa? Baffone... Secure the administration. Beh, ma la Russia, cioè oggettivamente la Russia nel 36 la vedo veramente difficile che possa non andare stalinista, è un po' come la Germania, nel senso, o l'Italia, cioè lui non può togliere lui. Anche se però magari ha qualche sorta di focus per far salire, che ne so, Balbo, gli amichetti del bosco. Il nano da giardino è il re, quindi lui viene prima di tutto. Anche i giovani Balilla quando salutavano prima il re
e poi Sua Eccellenza il Duce dell'Impero. Questo per la cronaca, eh? Nel senso che per quanto a Mussolini andava un po' stretta la figura di qualcuno che stava sopra di lui, comunque ha sempre rispettato la figura. Il Ducezio. Qua, guerra civile in Spagna, intanto. Dobbiamo tenere un occhio sul Giappone, perché nella strategia di Sestito c'è sicuramente un'occupazione celere e veloce della Cina. Io sentivo Sestito prima abbastanza preoccupato, nel senso che non che sia difficile, ma fa la mia partita dipende da quanto ci metterò a conquistare la Cina. Cioè io devo conquistare la Cina il più in fretta possibile per fare quello che voglio fare. Che cosa vorrà fare? Questo non ci è dato saperlo, lo scopriremo nella partita. Cosa sta combinando l'Italia in Etiopia? Diciamo che c'è Badoglio che si diverte. Badoglio e il Prasca che sono lì. Uè, testina! Facciamo degli esperimenti ad Addis Ababa. No, è una partita di potenzialmente di storia alternativa, nel senso che ogni giocatore potrà scegliere il path che deciderà nel corso della sua partita. Cioè, non ci sono fazioni prestabilite, non è un asse contro alleati. Potrebbe diventarlo, questo dipende dai giocatori, hanno libertà di scelta. Sì, Reven, commento, perché sennò se gioco poi dopo non leggo i messaggi e voi vi incavolate con me perché non li leggo. E ho un'altra notizia importantissima che so che vi piacerà tantissimo, perché nel roleplay della Millennium Down, anche in questa edizione, parteciperà il mio amato e amico Vernizzi della Brotherhood Italian Gaming, quindi preparatevi perché ci sarà da ridere e sarà un formato completamente diverso. Questo ve lo posso anticipare, perché ho pensato un paio di modifiche per rendere tutto quanto molto più imprevedibile, nel senso che fino adesso nei roleplay di Millennium Down noi abbiamo sempre cercato di fornire una sorta di interpretazione differente di quello che è successo negli anni 2000, quindi background storico e un'evoluzione storica, però che si poteva interpretare in modi diversi rispetto a questa nuova partita, che sarà il background di partenza e quello storico del 2000, ma la partita dei giocatori sarà interamente roleplayata dai giocatori. Quindi non è detto che ci saranno quel tipo di schieramenti, noi metteremo molti meno paletti dal punto di vista delle alleanze. E questo renderà molto più imprevedibile la partita dei giocatori stessi, nel senso che difficilmente vedremo dei polpettoni da inizio live, e sarà molto più spettacolare per voi. Ciao Giuseppe, come stai caro? Io ho mandato l'invito a Vernizzi mi ha risposto ben volentieri, vengo anche con altri, magari vediamo quanti sono. Io l'ho detto, per loro posto ce n'è, visto che sono già venuti, ci siamo divertiti la volta scorsa. Quando vogliono venire non c'è nessun problema, eh. E sarà giocata nei giorni di mercoledì e venerdì sera, quindi come questa partita qua, no? Per 6 puntate, quindi tutti i mercoledì e i venerdì per 6 puntate di fila, ok? Mettetevelo sull'agendina, entro metà di settimana prossima vi saprò dire le date, i giorni, gli orari, il codice fiscale di Piolo Rossi, l'IBAM del Marcus e tutte queste cose carine e coccolose che a voi piacciono. La Spagna non è giocata. Vabbè, c'è Castore che è russa, ma ormai questa è diventata un must. Sarebbe interessante un'Italia che rimana fedele alla breve alleanza delle quattro potenze. E qua però con una Germania che ha fatto l'accordo con la Polonia. A proposito di queste cose qua, io vorrei andare a sentire perché. Fai sottomarini. Sì, come buongiorno. Okay. Buongiorno. Buonasera. Io volevo
Volevo sapere dalla Germania, no? Se vuole dirlo, e perché può anche non dirlo, ma visto questo accordo con una Polonia al centro del batouage diplomatico in Europa, che si accorda con lei, con la Russia, ma in tutto questo l'Ungheria non ha paura, secondo lei, Herman? Cioè, cosa pensa lei, Herman, dell'Ungheria? Le piace? Allora, la Germania non risponde alla domanda perché abbiamo sotto mano documenti e noi sappiamo perfettamente, conosciamo perfettamente le posizioni di tutti i paesi dell'Est. Mm. Cosa pensa dell'Italia? Lei è un po' come il suo predecessore Adolfo, che non riesce a dissimulare l'emozione nel riflettere proprio sguardo sulla testa di Benito, oppure il duce dell'impero non la stuzzica particolarmente? Ma l'Italia non ho ancora intavolato alcuna relazione, alcuno addirittura un trattato con lei, alcuna... Sì, ancora no, anche perché siamo stati dai nostri informatori in Italia, sappiamo che ci sarà a breve un cambio di guardia, quindi cosa? Non ci vogliamo sbilanciare. No! Non dirmi che mi toglie lui! No! E dove me lo... No! Non posso dire altro. No! Dove me lo... Sì! Ti prego, non dirmi che fa una roba savoia. Adesso non conosco la mod, ma speriamo non facciano qualcosa... Pacify no, è un, è un cambio... Attenzione, è un cambio di guardia interno al partito. Ah, ok, vabbè, salirà Ubalbo o qualche altro amichetto del bosco. Obama? Dino. Obama, ma che cazzo Obama, ma... A proposito di Obama, senta Sestito, lei che è l'esponente dei cazzetti orientali gialli, ma cosa ma questa Cina è già partita, quando parte cosa vuol fare con la Cina? Non un Anjing, dobbiamo picchiarla, però sarà difficile perché la Cina non ha infrastrutture, non ha ferrovie, ha solo i fiumi, trasportano i supply nei fiumi con le barchette. Ma l'Espolino ha una dignità o è un suo sottopalla? Ci spieghi? No, è puppet, ok. No, sono giapponese. Lei è sotto, più che sottopalla, sovraccoscia, visto che il Manciuco sta sopra, no? Quindi è un sovraccoscia. È il quadricipite. È il quadricipite generale. Insomma, è così. Vabbè. Tempest e quattro fabbriche. Arrivano. Il ginocchio di Lautaro. No, il ginocchio di Lautaro. Mannaggia, non sei mica rotto. Ho fatto in più fabbrica di Lautaro. Non sei mica rotto. Vacca boia. Sì. Oggi volevo telefonare ad Abaccani, poverino. Ieri sera mi sa che è stato un po' frastornato dal Bayer. Sì, in Cina stiamo preparando. Ci stiamo accordando con la resistenza locale per fare cose. Ma in tutto questo, che ruolo ha nel suo progetto per conquistare il mondo il buon Nespolino? Cioè, lo vede attivo? Buon Nespolino, quanto si è intrattenuto al bar per fare l'aperitivo? Domanda. Questo. No, mi sono alzato molto presto stamattina. Ah, ok, quindi è sobrio. Attenzione, è sobrio. Potrebbe fare sobrio. Una bella partita, attenzione. È sobrio, eh. E questo è tanto. Però ho preso una nazione che parte con due fabbriche. Ma sì, tranquillo, tanto tra 10 anni ne avrei 3, quindi va bene così. No, adesso ne ho 7 perché sono un grande stratega, un abile stratega. Sei uno stratega stratosferico, diciamolo, no? Cioè, nel senso... A fuori di Nespo Sparchi si è costruito il mondo, vorrei dire. Esatto. Volevo comunicare che è stato trovato un accordo con la Svizzera, un patto di non aggressione in cambio di rifornimenti infiniti di cioccolato per Herman. Ragazzi, la Svizzera è giocata! La Svizzera è giocata, mi sono dimenticato di dirvelo. Perché un pazzo sgravato ha deciso di giocare la Svizzera. Ma io dico, Ma lei dice. Io dico, Roma senza Nespo probabilmente stava ancora a prendersi a schiaffi con Veio. Things strange with the engine. No, sei in tedesco, sei in Germania, quindi o me lo dici in tedesco o taci, eh. Ti voglio sentire parlare solo tedesco, Tempest. No, mi si è stancata un attimo la connessione, per questo che ha detto there is something strange. Ok, no, perché se tu fai così, poi dopo posso pretendere da Sestito che parli in giapponese. E sarebbe bellissimo. Oh, yeah.
Io mi ricordo che l'ultima volta che ho fatto un discorso in tedesco è finito con una frase che è stata censurata da Twitch, quindi io Questo eviterei. è vero. In Polonia. Questo è verissimo. Questo è verissimo. Me lo ricordo I peroni hanno tremato. Facile giocare la Svizzera a neutralità Rimetti a totale. tre, sesto. Finché vogliono mantenerla neutrale, sì, quando qualcuno però, non so, è un po' raffreddato e c'è, la Svizzera non c'è più. No, cuda. Vedi che escono i lanciamissili dalle montagne. Sì. Gli Ah, sì, i lanciamissili del arriva la 107. Wunderwaffe definitiva in tempo zero. Lei ride, ma non si rende conto, non si rende conto che il suo amico del cuore sta dall'altra parte del mondo e il suo alter ego sta negli Stati Uniti, quindi io fossi lei mi preoccuperei un po', signor Tempest, perché la voglia di impaninarla e di imburrarla per bene c'è. Secondo te non lo so, No, no, lei, no, no, lo so che lo sai, vai tranquillo. Lo lo so che sai lo che lo sai. so. E allora? Acqua Norda sì, perché era finita la Sant'Anna. Non c'era la Sant'Anna al supermercato, ho dovuto prendere la Norda. Minchia spia che ho. E lui? No, l'elvetico no, non è lui. L'elvetico è Fan. L'elvetico. Sì, è finita. Era finita la naturale della Sant'Anna. C'era soltanto quella frizzante. E no, perché da quando ho smesso di fumare bevo 3 litri d'acqua al giorno, quindi se bevo 3 litri d'acqua frizzante penso che esplodo. Cioè, faccio come il dirigibile, Esplodere. Lindenburg. Lindenburg. Quello è bruciato. La Germania ha la Renania, certo. Certo, è È certo, demilitarizzata, è però, demilitarizzata, ma poi faceva farà la il focus, no? Highland. Dick, il tè al Rinelanda. limone Sant'Anna è buonissimo. Sì, è buono, vero, 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 sì. Però non sono un grande amante del tè confezionato, eh. Mi piace, non so, tipo d'estate prendi, vai al lago così, vai in piscina, tipo il tè freddo, lo schiaffo nel freezer la sera prima che si congela, il giorno dopo lo tiri fuori che è un ghiacciolo e pian piano sì, cioè pian piano. In realtà col clima di queste estati si liquefà nel giro di un'ora, ma va bene lo stesso, no? Sì, è vero, è buono, sì. No, ma io l'acqua Sant'Anna la bevo da anni ormai. Allora, supportiamo lo Lui stress. approva. No, Freddy, la Turchia non è giocata, giusto? O sì? No, No. no, 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 no. Fammi mettere la Nei mappa di Balcani player. abbiamo allora, nei Balcani abbiamo l'Ungheria e basta. L'Ungheria, Sir sì. Lewis Hamilton. Anche perché nel Immaginavo. senso, diciamo che l'unico paese del Commonwealth che viene giocato è il Canada. Per un motivo semplicissimo, perché pube, Viva le foglie d'acero. è the Masters of Sottopallas. Però bisognerà Sì, vedere se giusto. resterà, se resterà fedele al Regno Unito oppure strizzerà l'occhiettuccio agli Stati Uniti d'America, quello. E poi, ah, raga, ci siamo dimenticati di una cosa importantissima. C'è Crammi in Argentina che è pronto ad accogliere Tempest nel caso dovesse Lo sloggiare dall'Europa. spingino se È la il mandanga signor cascata. Tempest. No, è il signor Herman. La signora Tempest. La signora Tempest è il Signora signor ancora Herman. calma. Fino oh, ma c'è anche il tratto dictator, però mi piace Herman, ma che bravo, Lawrence. hai visto? No, Sua lui Eccellenza, il è cavaliere. dictator, Führer, Morfina Dikt e capo dell'OKL. Tutte lui ce le ha praticamente. Attenzione. Manca soltanto anche BFF di Nespolino e siamo a posto. Chi è Best BFF di friend Nespolino? Hermann Göring. Herman, no, No? Non ti piace Hermanno. Il mio Göring? BFF non posso nominarlo. Meno male, non Anzi, nominiamolo. dai, diciamo Carl Dönitz. Carl Dönitz non è neanche stato condannato per Vabbè, crimini di guerra. Dönitz Carletto. era. Dönitz è un amico di te. È un Tempest Enjoyer, diciamo, un po' come Erwin. German. Che tra l'altro in sta mod puoi anche farlo salire Rommel, eh? Puoi far salire Sì. sia Rommel che Manstein.
Steiner. Devo Meistein, vuoi Meistein però. Ha attaccato. Sembra un attaccato. Ma quindi è uscito il nuovo DLC? No, non è uscito il nuovo DLC. No, raga, c'è un altro trailer oggi. Esatto, il trailer. Cosa ninja? Cosa rigorosamente inglese, scusa? Perché la Germania non ha la Renania che nel gioco la ha a marzo? Ah, il focus, perché von Gering lo fa più tardi. Ha cambiato il capo di stato, ragazzi. In questa mod tu puoi assassinare Hitler, ok? E far salire uno tra Göring, von Manstein, Erwin Rommel e il quarto chi è? Himmler. Cioè, ce sono anche, sì, ma ce sono anche di più. Ah, c'è le scelte popolari, certo, per fare il Grand Hotel, sì, a Berlin. Ha voglia. Noi ragazzi, certo, dello zoo di Berlino, tipo, e ti vedi Franz con Herman e tutti gli altri. Cioè, ragazzi della Via Palla. Sì. I ragazzi della Via Palla. I ragazzi del Brandenburg Gate. Cioè, proprio loro, i ragazzi del 44. Ha voglia qua. Ha voglia qua. I ragazzi del... Leva calcistica del 27. Esatto, qua vedi, vogliono fare una gita ad Amsterdam, vogliono festeggiare i 18 anni ad Amsterdam, guarda lì, sono già lì sul fronte, weekendino fuori porta. We are going to Amsterdam. Il Canada, ah ok, rigorosamente inglese dici? Beh, pub, conoscendolo probabile. Sì, potrebbe. Pub è l'evoluzione di se stesso. Cioè, si evolve di partita in partita, ma alla fine gioca sempre. Io tutte le volte che ho visto giocare il Pube, a parte in una Millennium Down dove sta in Giappone, sta sempre in Canada. Ma gioca qualcos'altro, sì, ogni, sì, tanto? O no? Solo Canada? Io lo dico. Cioè, io è diventato dico, proprio un master del Canada. Ma Pube gioca ste nazioni cinesi, le campera, le gioca le perfezioni. Ma ste quali? Ma ste quali che lo vedo sempre? Quali sono le altre, scusami? L'altro giorno è nato in Australia, ha fatto una strada che è sbarcato in California, quando abbiamo ucciso gli Stati Uniti. Chi giocava agli Stati Uniti? No, giocava bravo con Riccardo. Ma guardato per io in Germania, era una sonata, sì, democratico? Ah, okay. Sì. Comunque, oddio, c'è l'Agustin Pedro Giusto in Argentina, guarda che bello, è Crambi, è palesemente, è Crambi. Guarda che bell'uomo che è, guarda. Anche lui è un baffetto. Il baffetto qua va di moda. Io sto facendo il focus. Dov'è che è? La questione. Dove cazzo sta? La questione della leadership. Attenzione. Attenzione. Question. Question. Questioning. Mi sto questionando. Ma Mattia, ma scusami, ma se ti piace Arzovairo, ma vieni a fartela qualche partita, no? Tanto. E dai, ragazzi, dai. Dai, sui motori. Sui motori. Gas a martello. Gas a martello, tutti in piedi sul divano. Tanto la Ferrari non vince, quindi. Esatto, vince. Ta, 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 ta. Che tristezza. Cioè, pensate che Tempest è arrivato a tifare Verstappen perché dalla disperazione. Ma non è vero, mi dissero che mi sono rotto le palle di tifare un perdente. Mi dissocio apertamente da queste affermazioni false nei miei confronti. Nei confronti del suo dio Charles Leclerc. No, per carità, per favore, non nominare il nome di Schumacher in vano. Ma lui è svizzero. Dennis si è beccato 10 anni e si li ha scontati tutti. Scrivono dalla chat. Esatto, pensa a Guderian e Manuel. Si è beccato 10 anni, ma non per crimini, quelli, diciamo, quelli per cui si doveva scappare in Argentina. Non so se li posso specificare, quindi è dubbio che lo faccio. Ma viene contro l'umanità. Guarda, esatto, io non credo che comunque uno come Dönitz abbia fatto il carcere duro, nel senso. Ma va. No, no, li hanno mandati tutti a Spandau. Insieme a. Nella casa di riposo, in un carcere casa di riposo. casa di riposo. Sei tu, aspetta, erano in quattro là dentro e basta. Cioè, serviti, riveriti, trattati come alti ufficiali. Ma c'è Hess e altri due
che sono vabbè, Ace si è lanciato col paracadute in Inghilterra durante la guerra. Però le intenzioni erano buone. Cioè, voleva fare la pace. È stato un po' preso la pelle. Sì, è come Nespolino quando prende il suo sbarco, capito? Quindi il messaggio che vogliamo far passare stasera è Nespolino come S. Solo che S si paracaduta e Nespolino arriva col canotto, cioè no. No, io sono capitolato perché la Svizzera fa il vaso l'ultima partita, tu non lo sai, ma è vero. Sei capitolato per colpa della Svizzera? Sì. Ma cosa giocavi, scusa? Italia. Avevo invaso la Jugoslavia, finì tutto bene. Poi mi entra in fazione con l'Olanda, no, tutto a posto. Problema, anche la Svizzera era entrata in fazione con l'Olanda, io questa cosa non la sapevo. Quindi mi invade e mi prende Milano. Però, sistema la situazione. Problema, la Grecia era in guerra, quindi mi si apre un altro fronte e va bene. Poi la Grecia mi sbarca e mi fa il Nespo sbarco a Napoli. Quindi io rimango con la guerra civile da una parte, i greci a sud, gli svizzeri a nord e gli jugoslavi a est. E sei scappato in Argentina, immagino. No. Ah, giocando anche tu, Egi? Mi sa che in quella partita sì, c'era Egi. Ah, oh, sono contento che hai iniziato a giocare anche Egi. No? Dai, è bravo. Sì, allora ha assistito al massacro. Ma non è che è capitolato perché è stato attaccato dalla Svizzera, è capitolato per la Svizzera a causa di un problema nespoloso, cioè non c'era la Svizzera. Non è spolata. Non è spolata, esatto. Non è spolare, bene. Io sfido chiunque. Perché mandi volontà? Cosa? La Spagna. Ok, l'ho riaperta, niente. Cosa? 1v1 competitivo su Fortnite? Subito, quando? Minchia, ragazzi. Che è? Voglio un campione che gioca al posto mio per Fortnite. Perché non gioca a Fortnite? Ce l'abbiamo? Chi è che vuole fare il campione su Fortnite del Dictator? Campioncino. Ragazzi, stiamo per... Forse inizio le ostilità con la Cina. Hai preso pure te un bel pipo. Io ci sono comunque, ho 9 divisioni da fornire. Se vuoi obbedire e combattere. Attenzione perché è salito Dino Grandi in Italia. In Italia è salito Dino Grandi. Dino Grandi. Dove devo mandare le divisioni? Che non è Serena Grandi, Vicino. A dircelo chiaramente. Però c'è sempre buff in Russia. Qua c'è sempre. Le mando poi a Gran Pirla di Chamberlain. Attenzione, e rotella saldo al governo degli Stati Uniti. Poi c'era anche Krabi che stava facendo il focus del governo e sta facendo cedere i grandi poteri a Roberto. Attenzione. Roberto! Roberto! La musica della vita è bella. Della vita è bella, Roberto. Esatto. Bravo! No, non mi fa. No, ho pensato una cosa orribile. Ho pensato, amore mio. Non te lo posso dire. C'è un carro armato. Non lo può dire. Dai, Red Fox, chiamate anche i nonni. Su, tutti. Dic, quali prove si devono affrontare? Non ci sono prove da affrontare per il roleplay, Mattia. Ma non è che ci sono delle prove da fare, a parte il fatto che dovete passare sotto le grinfie di Tempest e di Sestito e non dalle mie, perché poi dopo io castro loro, cioè, quindi ve la dovete vedere con loro. Io non castrerò mai il cicciolo, io castro i miei ministri, i cicciolatori, esatto, i miei ministri, i miei gerarchi. No, della guerra. Ma te non si può dire di che cosa sei ministro, Sestito. Del burro. Esatto. Il ministro del burro. Ministro, comunque le 9 divisioni manciuriesi sono pronte. Manciuriesi. Assolutamente, siamo pronti a combattere e fedire l'imperatore. Devo fare il focus. E poi ti faccio il focus per darti un po' di roba perché sei veramente asciutto. Siamo veramente asciutti qui, si è stirata la canna del gas. Thomas Bertelli, no dai Dick, questo. Castrare Tempest no, soffre troppo per la Formula 1, è già una punizione estrema. Vedi qualcuno che mi capisce, mamma mia, mamma. Tutto il potere a Roberto.
Ma proprio tutto, tutto, va bene? Oh, full power. Il signore del burro e il brando, vero, mi fanno notare dalla chat che il signore del burro è già il brando. Non puoi esserlo tu, verissimo, verissimo. Scusa, brando. Cioè. Mannaia. Non posso fare la live del roleplay al sabato. Nel burro. Le live del roleplay verranno fatte il mercoledì e il venerdì alle 21 su Twitch. Fino su Twitch dalle 21 fino alle 20 dalle 21 fino alle 20 del giorno dopo, cioè il dittatore che schiuma, ragazzi, invece della 24 ore Nespolino con 24 ore. Frigorifero pieno di birre, ma dovrebbe fare la 24 ore di in live, altro che la 24 mamma ore di mamma mia, la 24 ore, no, bellissimo, ci sto da Greg. Facciamo coi cambi, però coi cambi, signore, sia Greg, devono schiumare, devono schiumare con crambi o coi cambi, no, spiegami. No, coi cambi. Crambi non c'è. Crambi a una certa ora deve staccare e andare a fare il pisolino, perché sennò daranno anche il dictator. No, povero, cioè, dai. Anche il dictator. C'è The Crambi Noises. Comunque, giornata. Attenzione, Anschluss ungherese. L'Ungheria si è riunificato con l'Austria. Attenzione, allora ti ha fottuto l'Austria da sotto? Ti ha fottuto l'Austria veramente? Penso che me la dia, perché eravamo rimasti in un certo modo. Se no faccio una chiamatina dove so io. Sì, sì. Io starei sul starei sul diplomatico, Perché guarda che Gigino, secondo me, potrebbe essere. Ma Gigi è Gigino, no? Gigi è. No. Gigi no, 08, no? No, non è lui. Gigino, scusami, no, in Portogallo. Chi è Gigi? Non mettere il nome del player in Portogallo. È un altro Gigi. Ma quanti Gigi abbiamo? Assai. Menga tante. Minchia, indovinò. Allora, amici di Twitch. Aia. Attenzione. In Manciuria non hanno ancora scoperto cosa sono le carte. Attenzione, perché questa cosa qua potrebbe potenzialmente voler dire due cose. O effettivamente c'è un accordo che verrà rispettato e a quel punto lì. Oppure potrebbe essere un problema o per la Germania o per la stessa Ungheria, perché a quel punto la Polonia potrebbe anche telefonare alla Germania, o la Germania telefonare alla Polonia e dirgli: uè, senti, ascolta una cosa, ma cosa ne pensi della Romania? E fare una brutta persona. Non è una persona la Romania. No, lo so che non è una persona romanista. No, questo non lo so se lo sai o meno. Cioè, le questioni imburrate. Chi è che chiami, Red? Chi chiami? Gli Asburgo si rivoltano nella tomba. L'Ungheria trolla. Ma l'Ungheria può fare anche meno. Bisogna vedere, magari ha in tasca un accordo con qualcuno che noi non sappiamo. Magari l'Ungheria si è alleata con la Francia e con la Russia e noi non lo sappiamo, e a quel punto lì potrebbe essere divertente vedere Germania e Polonia alleate insieme, amici per la pelle. Vedi Oskar Schindler che non sa più dove andare, ma scusa, ma oddio, cioè, e lo mandano in Russia anche lui. Bene, allora. Che sei modo, guarda Instagram. Guarda? Sì. Instagram, ti ho mandato due perle. Guardiamo Instagram. Già quando ti dicono ha mandato due perle. Due perline. Sta a parlare. Sono andata a parlare col dottore. Ma non mi è ancora arrivato. Ma me le mandate sull'Instagram mio personale o quello del clan? No, non c'ho il tuo personale, sono vegetale. Non me... L'ultimo messaggio che ho con te. L'ultimo messaggio che ho con te c'è scritto: a Roma mai. Forse non ti sono ancora arrivati. Mi dice sono che ancora inviato, arrivati. E ci vorrà un attimo, non lo so. Ma sta prendendo. Vai, prende 5G. Qui non prende. 5G. Prende il focus. Bene. Oh, okay. Attenzione, mi sa che non ti vuole dare un cazzo, Mi sa che non ti vuole dare proprio niente a te.
Problemi, signor Tempest. Per problemi. È già partito, è già sparito, è già andato. Allora, ma avevi detto che Tempest esplode. No. Io lo sapevo che faceva così, lo sapevo già. Avevo già preparato la contromossa, figurati. L'ha preparata la contromossa. Sai che mi sembra? Chamberlain nella seconda guerra mondiale. Ah, si vuole prendere quello. Ma si fermerà lì. Ma vuole prendere anche i suoi. Ma sì, ma tranquillo. Ma Danzica. Ma non la prende Danzica. Abbiamo garantito la pace. Oh, è andata noi abbiamo optato. Noi optiamo per un Molotov Ribbentrop, ma su più scala ancora più larga. Ragazzi, invadiamo la Cina, dai. Se mi aiuti io vengo. Cioè se mi accetti che mi aiuti. Se mi accetti, non ti accetto. Stai lì a King. Cito un piano. Vinciling. Riteniamo questa invasione illegale in giusto. Tempest dura meno della campagna di Dick su Kingdom Come Deliverance. Non sono ancora morto. Quanto è durata, Loris? No, ma non è che sono morto. Sono io che sono durato meno della mia campagna. Nel senso che sono arrivato a un certo punto che ho sfasato, mi sono rotto i coglioni. Cioè, ma non perché sono morto. Perché non ho voglia di star lì a tribolare. Non ho pazienza io. Allora, potremmo essere così sfortunati da non sbaccare. Pazienza, andrei a giocare a scacchi. Scusate un secondo, Sestito, se non mi accetti l'attaché lo rifiuti che magari lo mando alla Cina. Che mi no, adesso lo accetto, tranquillo, un attimo. No, okay. È un modo elegante per dirti accettamelo, stronzo. Cioè, no. Lo mando a te, lo mando alla Cina. Ma è anche roleplayato, quindi l'ho mandato senza neanche rifletterci. La Svizzera ha cambiato colore, ma perché? Oddio, è diventata gialla. Ma che cazzo, Repubblica Helvetica? Ma che cazzo sta facendo questo? È diventato puppet della Francia. Ma chi? La Svizzera è diventata puppet della Francia. È fatta fare puppet della Francia. Ma perché? Questo è un sottopalla. Perché c'è il World War dell'Italia sopra, per questo. Ah, quindi... Lui non c'è più. C'è Dino Grandi. Quindi c'è Dino Grande. Dino Grandi mi sembra uno molto da Grande Fratello, però guardalo bene. Vieni. Sto creando una stanza, vieni che parliamo un attimo. Sì. Le truppe. Sto creando una stanza, me lo immagino con la cazzuola e i entrano a Shandong. Sono in arrivo verso il fronte per supportare l'alleato nipponico. Sì, Ninja aveva ragione. Ninja l'occhio lungo, mio signore. Ninja l'occhio lungo. Qua ho già sbarcato Sestito. Vabbè, sì. Bisogna sbarcare, tagliare e distruggere. Ma lei è un sudicio. Posso dire che lei è un sudicio? Un po' di sudicità ci vuole per convincere una guerra, purtroppo. No, ragazzi, non iniziamo a sottopalla come le Royal Rumble, please. No, vabbè, ma questa qua però adesso che mi hanno fatto notare che l'ha fatto perché l'Italia aveva un war goal, in realtà è stata una gattata. È stata una gattata, anche perché, nel senso, c'è la Svizzera che speranze di sopravvivenza può avere qui, tra Germania, Francia e Italia. Oddio! Nilascherezze Austro-Hungarian Empire. Ma che cazzo? Ma cosa sta... Perché è giallo? Verdino giallo? Madonna, il daltonismo è sconcertante, eh. Maronna. Italia vuole esportare massicciamente il cioccolato Novi Svizzera. È orribile. Ma che colore orribile. Ma che cos'è sta bandiera poi? Con questi colori. È nazista. Non benesse troppo. Ah beh, no, sono l'unica che hai. Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin. Ja! Mo sta a vedere. Secondo me non gli, no, secondo me non gli, no, 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 questo accordo con la Germania non c'è. No, secondo me Tempest lo piglierà nel di dietro. No? Da
Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin, già! Ah. Proprio lui, preso. Claudio. Allora, qua seguiamo le tempestie... le grandi propensioni offensive del le sestitiadi. In quanto tempo ti sei prefissato di capitolare la Cina, Sesti? Tu hai un... Non lo so, sicuramente prima del 40, perché mi sono rotto. Devo fare una cosa. Portate troppo più a nord, Nespo. Perché... Il signore, sono inorridito da codesto miscuglio di nazisti. Sudici. E se si allea con l'Italia potrebbe essere un problema. A meno che dietro tutto questo non ci sia Tempest. Questo non... Non lo sappiamo. Oddio, se non lo sappiamo. Non puoi dire le parolacce. Scrivi bene però, Mattia. Scrivi bene, io non le dico. Aspetta che faccio entrare a Fan. Fan è il giocatore della Svizzera. Abbiamo capito, Mattia, abbiamo capito. Il focus 3 dell'Italia te lo faccio vedere appena usciamo dalla lobby. Appena usciamo dalla lobby. Ah, ma era crashato anche l'americano? No, è che certe volte per qualche strano motivo Erzovale non decide di fargli ricaricare il save. Imburramento. Ma perché imburramento, Sestito? Ma poi perché tu hai solo una stellina? Perché hai solo una torre? Deve avere 5 stelle. E ce n'hai una sola. Ma ognuno se lo mette con vuole. La stellina con quelle... Ciao, Guz, come stai, caro? Buonasera anche ad Andrea Franzese. Ciao Pierre. E Radio Lontra. Io mi chiamo Radio Lontra, sì. Io sono Radio Lontra. La voce del lamantino sotto casa. Allora, no, restiamo sull'imburrato perché è quello che attualmente sta facendo la guerra importante. Si butta giù la Cina celermente. Ma in tutto questo pensi di fiddare Nespolino oppure lo sfrutti e basta? Sì, lo sto facendo proprio adesso. Cosa gli dai? Sto facendo un focus per dargli delle molte fabbriche. Sono sorpreso anche io. Da molte. Anche perché l'esercito mancunista. Molte due. Molte due. No, no, ma poi ce ne sono parecchie altre. No, dai. Non so. Siamo buoni. Diamo anche un paio di patate. Alleandosi 99 su 100 con gli austro-ungarici. Aspetta, Matteo Canzon, ma mi sono perso un'altra parte o è una considerazione fatta e finita? Nespo, tu non attaccare con la tua truppa, che sennò ti blitti. Se non riesci a entrare nel nostro server è perché probabilmente il tuo ID è stato bannato in passato, perché avrai detto fatto cose che all'amministrazione gerarchica del clan o del Discord non sono andate bene. Le uniche persone che non possono entrare sono quelle che sono state bannate per ID in passato. Se qualcuno è stato bannato per ID è perché evidentemente non ha letto bene il regolamento. Considerazione, ok, Matteo. Ciao Matteo, eccolo lì l'altro Matteo, il Matteo Gobbo, è un botto che non ti vedo, come stai caro? Cos'è successo nel Danubio? Si è lavato Crambi, ha fatto un pediluvio Crambi. Crambi ha fatto un pediluvio ed è diventato tutto giallo, dalla Svizzera fino alla Romania, ma che roba. Problemi. A proposito di Crambi e dei pediluvi, oddio, è salito Roberto Marcelinho!
Ma guarda che uomo buono, ma come fa uno a non fidarsi di una persona con uno sguardo così tenero, affabile, accattivante? È Roberto Marcelino Ortiz, un uomo buono, l'uomo che pensa al tuo futuro. Devi votarlo. Marcelino, alle prossime elezioni, Roberto Marcelino Ortiz. Non riesci a mettere email, non so come aiutarti, nel senso, è una procedura standard quella. Noi non accettiamo persone che non linkano la mail, perché per un discorso proprio di spam e di sicurezza. Comunque, avendo dentro nel server anche molti ragazzi minorenni, più piccoli, anche per un senso di tutela, ci tengo a queste cose, quindi... La sicurezza prima di tutto, poi viene sestito. Che bello. Roberto! Ha fatto anche cose... Roberto è una cosa buona. Roberto è una cosa... Non è come sestito. Io sono bello. Tu sei bello? Io sono bello. Sì. Esattamente. Esattamente. Sei bellissimo. Ringrazio. Roberto, ma comunque non so se avete notato, ma Tempest, da quando è successa quella cosa gialla qua, è sparito. È sparito, ragazzi. È uscito dalla stanza, non ha più detto niente. Ha detto, no, ma questo lo sapevo, è sparito. Ma l'ha fregato, per non dire altro. Secondo me l'ha fregato alla grande. Invece, no, oh, no, che è la marchetta del Berna, qua. Allora, la marchetta è molto semplice. Io, come sapete, ho un canale YouTube, Berna4698, dove vi invito a iscrivervi. Qualche porto, video di Formula 1, Euro 4, FIFA, War Thunder e molti altri giochi. Quindi, mi raccomando, sapete dove trovarmi su YouTube, Berna4698. Ecco, e abbiamo anche la marchetta, avete visto? E voi l'aspettavate, voi? E invece c'è ecco la marchetta del Berna. Dai che mancano 30 spettatori, arriviamo a 200, ok? 200 spettatori per appagare l'ego di Nespolino e anche di lui, l'imburrato. Sì! La marchetta è bassa? Ragazzi, stiamo facendo progressi ingenti. Mozzarla. In questa Cina, ragazzi, cazzo. Aspetta che vi alzo la marchetta. Che okay, che si sente bassa la marchetta? Ah, forse perché in realtà è alta la musica. Allora, adesso ragazzi, andiamo a prendere quel sappy hub che sta qua. Nespo, portami le troppe più qui, non le tenere lì sopra Beijing. Che tanto non ci vuole, ma hai detto tu di portarle su. Io obbedisco agli ordini fedelmente al mio... Ma no, giusto, io adesso mi dico di cambiare gli ordini. Mi rimetti il ping? Qui. Da queste parti. Ah, però ancora non le portare perché non ci sono supply, quindi non vorrei che... Allora, la prego. Hai visto che... Hai visto che ti ho dato un po' di fabbriche? Sì. Hai notato? Ti piace? Forse basso il fire, ragazzi, perché io me lo dà al 100% di volume. Problemi. La Cina con questa... No, è Giappone che... Io ho fatto i focus della realtà. No, problemi, ragazzi. Guarda le sacche qua del sestito, guarda il sestito che sacca... Che sacca cinesi. Guarda i cinesi che sacca sestito. I cinesi che saccano i cinesi. Ah! Dio santo, no, per che poi, non, che poi non credo. Lì devi usare l'olio, non devi usare il burro. Sicuramente lì devi usare tantissimo olio in Cina. Lì friggono qualsiasi cosa con l'olio, non col burro. Anche il gelato. Mi cioè. Sa proprio che ha ragione. Cioè uno fa il gelato per mangiare qualcosa di fresco, no, loro friggono anche quello, pastella, ma non so, capisco. Ma Nespolino ha l'ego a mille ancora da martedì con i sorci della Lazio fuori dalla Champions? Nespo, portala adesso con la truppa. Già portate. Non, allora, io vi faccio vedere soltanto una cosa, Questa... Io non la vedo, ok. Persistono. È la storia che ha pubblicato Nespolino stamattina su Instagram, ok? Ed è una via di Roma completamente deserta. E io gli ho scritto, non ci sono i laziali in giro dopo ieri? E la sua risposta è stata semplice, breve e precisa. A Roma mai.
questo è lo spolino, signori. Questo è l'uomo che dovete votare alle prossime elezioni. Nespolino. E sei protagonista. Con tutte quelle bollicine. 50 sfumature di olio di soia. Di olio di crambi. L'olio di crambi. E sei protagonista. Perché Mao Long non si difende? Ma perché in realtà la difesa della Cina non sono le divisioni, ma sono i terreni e i supply. Quindi, giusto. Diciamo che la difesa della Cina è il tempo, è il logoramento dell'avversario. Sì, e ci sta riuscendo. Perché i supply non vengono, visto che stiamo catturando ancora quel supply hub speciale. Il supply hub speciale? Il supply hub l'abbiamo preso, ma non c'è connessione con la capitale. Ma posso farti una domanda, Sestito? Sì. È normale che tu c'hai cavalli? Ecco, si è connesso. La B-Supply. È normale che tu c'hai cavalli per i supply e non le motorizzate? Signori miei... E dica che risolvi i problemi a Sestito! Alleluia! Ci dovrebbe andare bene. Bello grande. Perché non ho poi fabbriche sui... Sei proprio un troglodito, Sestito, lasciatelo dire. Comunque si è collegato. Sì, adesso si è notato. Infatti, vedo, abbiamo supplare. Cominciamo a sfondacchiare l'offensiva. Tra l'altro, io ti posso mettere adesso gli agenti, perché mi si è creato Longqian Q, che sarebbe l'agenzia. Sì, ho smesso di fumare da ormai un mese, Matteo. Ho smesso di fumare da un mese. Da cosa l'hai notato? Dal fatto che non ne ho già fumate tipo 6? Senza il Dick, Sestito avrebbe perso sino già po' guerra. Guarda che qua c'hai... Avrebbe perso anche la dignità, ma io ti ho detto ci tengo a Sestito. Sì, lo bisogna so, salvaguardare sì. Questi esemplari dell'industriale in via d'estinzione. Puoi andare in tutte le direzioni. Ciao Ninja, buona serata, alla prossima, ci vediamo venerdì sera in live. No, il nome della Cecoslovacchia non ha più senso, cioè, a parte che è impronunciabile, cioè, io sfido chiunque, anzi, lanciamo una challenge. C'è il Discord, punto esclamativo Discord, ok, entrate dentro e dovete mandare un vocale... Ok, con il nome del... dovete riuscire a leggere questa cosa. Ok? Questa qua. La Nila. Ecco, dovete mandare un vocale e leggere questa parola qua. Nila Scarezes Austro-Hungarian Empire. Che tra l'altro c'è una svastica nella bandiera. Sì, ti ho detto, ma perché secondo me sono nazisti anche loro, perché se tu guardi il governo al 56% sono fascisti. Quindi sarà tipo... Nanciciulo? Ha preso nonno Nanciciulo. Ma Nespo viene ancora più a sud. No, le potete tenere lì in realtà, sai? Sì. Sono io che devo portare questo. Vero. Io vorrei incominciare con due... No. Non fumate, ragazzi, non fumate. Non vi permettete... Che cazzo vuol dire poi uno che mi scrive io vorrei incominciare? Ma che cazzo? Ma no! Ragazzi, ma che cosa vuol dire io vorrei incominciare? No, lasciate stare, ragazzi. Sì, lasciate perdere. Poi dovrei portare il 4 con il Sud America. Che senso? Per il DLC. Tutto a tempo debito. Le parolacce. Sì, ma ti ho detto, se quando scrivi correttamente non le dico. Va bene, Mattia, facciamo un gioco. Tu scrivi bene e io non dico le parolacce.
non le può dire. Ma che cacchio? Mi bacchetta, eh? Ah, mi bacchetta al mattino. X, secondo te quanto rimane da vivere ad OI4? Bella domanda. Una bella domanda, eh. Allora, proprio oggi stavo guardando i trend di Steam, no? E comunque OI4 attualmente fa, non dico il doppio, ma quasi il doppio dei numeri di EU4. È ancora molto giocato, anche se ha perso tantissimo rispetto a 2 anni fa, soprattutto il periodo del Covid, ma comunque ha un modding molto vivace, cioè i modder sviluppano, i modder aggiornano e oggettivamente secondo me dopo il Sud America non so che cosa possa mancare, Io ti posso dire un anno, per me è ancora un anno. Io penso che ancora un anno OI4 lo tengono. Allora, ma... L'hai detto anche prima, Mattia, che ci stavi. Però mi hai scritto ancora parolace. Quella frase potete usarla in tribunale. Che cosa? Quale? Quale? Il Dick lotta per smettere, la gente lotta per incominciare. No, ma io non ho lottato per niente. Io dall'oggi al domani ho detto basta, ho fumato l'ultima sigaretta, ho buttato il pacchetto di Marlboro, ne aveva dentro ancora 16 o 17, mi sembra. Buttato proprio. Boom. Grande. Non ne ho più accesa una. Poi faranno il 5? Penso di sì. Beh. Suppongo di sì. No, sì, è vero, sì, potrebbero mettersi a ritoccare, è vero, potrebbero mettersi a ritoccare i focus tree, questo è vero. Quello è vero, dovrebbero farlo, anzi, ragazzi. Questo è vero, sono potrebbero iniziare a giocare così. Perché molti focus tree non sono aggiornati con le feature dei DLC. Matteo, quello che tu dici è in realtà una cosa che io... porto avanti da diversi anni, da almeno 2 o 3 anni, dove dico che secondo me l'unico vero contenuto aggiuntivo che cambierebbe radicalmente il gioco, permettendo però a Paradox di mantenere la piattaforma di OI4 senza doverne sviluppare uno nuovo, sarebbe quella, al posto di creare il classico DLC che aggiunge 2 meccaniche e 2 focus tree, un add-on con una campagna aggiuntiva, quindi proprio uno start aggiuntivo, magari lo fai pagare una via di mezzo tra il prezzo di un DLC e il prezzo del gioco, anche, non so, un 25 euro, un 30 euro, se ti mettono una campagna alternativa della Guerra Fredda, 30 euro per OI4, io onestamente li spenderei. Ma credo qualsiasi giocatore che ci ha buttato almeno 1000 ore su OI se lo compra. Perché? Potrebbero fare come hanno fatto su Arma. Che prendono le mod e su Arma, che è un gioco che è del 2013. Era finito lo sviluppo. Non hanno voluto fare Arma 4, almeno non hanno voluto posticipare. Hanno preso le mod più riuscite, tipo sulla Guerra Fredda, sulla guerra in Vietnam, e via dicendo, le hanno fatte loro. Cioè, hanno pagato gli sviluppatori, le hanno vendute come DLC, ottimizzate, fatte bene, perfette. Sì. Potrebbero fare la stessa Paradox cosa. Già lo fa, cioè la maggior parte dei DLC che butta fuori Paradox è roba che rubano i modder a costo zero, quindi no, Arma insomma, la Bohemia l'ha fatto per Arma. Ma Paradox è Paradox poi dopo vuole sempre metterci del suo, è un esempio lampante. Le truppe a sud verso questa zona, che io devo concentrare le truppe perché devo prendere un supply a nord. Arrivo. Te l'ho mandato. Brand. Che abbiamo fatto dei sacconi vicino a Nanjing. Il primo luglio 1938 aver parlato il Ching Po. Ciao Gianfranco. Buonanotte. In che senso posso gestire? Aspetta, Thomas, che mi sono
devo andare a recuperare il messaggio di prima. Aggiornamento dedicato al Medio Oriente, dice Tangoz, vero? Vittime della guerra sino-giapponese, allora, 500.000 per il Chinese United Front e 73.000 invece per Giappone e ne spolate varie. Nazioni mi piace, Slavia, mi piace. Francia hanno tutti i focus da tipo da 30 giorni. Mi spaventa l'idea di una fine però i quattro come l'ultimo Victoria uscito, vero? Thomas. Anche a me spaventa, ragazzi. Dario Arf, io ho mai provato perché non mi interessa e fortunatamente non ho mai sentito il bisogno. Ma non è che ne senti il bisogno, sai? Cioè, guardate che non si inizia per sentire il bisogno. Tu inizi a fare il figo a 15 anni. Inizia per curiosità, Cioè, non inizi, nessuno sente il bisogno. Io ho iniziato a 16 anni, 17 anni, e ti posso assicurare che non sentivo il bisogno di niente. Curiosità e poi diventa abitudine e diventa un vizio fastidioso. Diventa un vizio fastidioso che mi ha infastidito, specialmente nell'ultimo periodo. Mi infastidiva il fatto di rientrare a casa, fumo soltanto in studio, ok? Negli altri locali non fumo. E oggettivamente, per quanto tu fai areare tutto, io ho anche il depuratore dell'aria, comunque lo senti, e lo sento da fumatore, cioè da fumatore, lo sentivo da fumatore, entrare dentro in un ambiente che sa di tabacco è fastidioso. Prova a immaginare per una persona che non fuma. Ma poi al di là di questo ti faccio anche un altro esempio. D'inverno è veramente fastidioso dover prendere freddo per far arieggiare. Perché oggettivamente se tu fumi dentro poi devi cambiare l'aria. Oppure dover andare fuori al freddo per fumare. Ma te sei fuori. Ma prendo il pacchetto, lo butto e sto dentro. Qualche casco devo prendere freddo. Ma stia scherzando? Ma va, fa bagno. No. C'è gente che queste cose non riesce a farle e continua. Ma li capisco anche, nel senso, cioè, io ho subito, diciamo, tutta quella parte psicologica, ok? La ricaduta psicologica, quella l'ho sentita tantissimo. Non ho avuto crisi di fame, crisi di insonnia, tanti, perché sai, poi comunque ti informi, parli con Tizio, Caio e Sempronio che hanno smesso, ma vedrai, farai i primi giorni che non riesci a dormire, avrai voglia di fumare. Se c'è una cosa che io non ho avvertito è stata proprio la necessità di accendermi una sigaretta o di svapare. Buonasera. Ah, ma ancora continui a non fumare? È un mese che non fu. Sì, ma sto benissimo. Cioè, a livello fisico, io sto benissimo. Il problema è psicologico, nel senso che ho fatto 2-3 settimane dove ero letteralmente una corda di violino. Non potevi dirmene mezza. Capisco. Che schizzavano. Infatti, povere le persone che mi stanno attorno quotidianamente, questa cosa me l'hanno fatta notare. Infatti, mi spiace. Perché è proprio l'unico, diciamo, effetto collaterale che ho sentito veramente tanto. Perché poi per il resto non mangio di più, bevo molta più acqua, perché sono passato da una bottiglia al giorno a quasi due bottiglie e bevo bottiglie da 2 litri, quindi nel senso. Bisogna stare attento a non bere troppa acqua. No, 4 litri al giorno va bene. Io avevo provato pure a smettere, poi per 3 giorni ho fatto il professore super nazi in classe praticamente e poi ho preferito per il bene dei miei studenti riprendere a fumare. Inizia a trovarti i pacchetti di sigarette sotto al registro, no? Tipo, messaggio subliminale, richiesta implicita. No, ma guarda che a livello di nervosismo l'ho sentita. È finita che alla fine di una lezione sono andato da uno studente e gli faccio: Carlo, sì prof, offrimi una sigaretta immediatamente o lo dico ai tuoi genitori che non me le offri. Davvero? Poi una cosa importante è eliminate dalle vostre frequentazioni tutte quelle persone che dicono ma vedrai che tra una settimana, adesso è facile, ma tra una settimana vedrai, quelle persone lì mandatele a fanculo.
tutto ciò che è negativo, sì, certo. Tutto ciò che non vi è utile, mandateli a cagare, perché sono lì pronti, perché loro magari ci hanno provato, non ci sono riusciti, e sono i primi a venirvi a dire, vedi, tra una settimana sì, esattamente. Vaffanculo, ti tiro il pacchetto proprio, lo tiro in faccia, toh, vai, sparisci, sciacquati. Volevo solo dire una cosa riguardo al game, poi devo andare che Tempest Prego. Mi chiama. È bello, ho scelto proprio la Polonia perché sapevo di poter creare un po' di casini tra le nazioni, è molto divertente. Non è diventata per te. Ho notato una cosa, ragazzi. Tra l'altro, guardate che quella nazione gialla ha ceduto l'Upper Austria alla Germania. Perché se no Tempest ha detto che lo invadeva immediatamente e ci andavo di mezzo pure io, quindi io ho dovuto prendere le distanze dall'Ungheria immediatamente. Ah, quindi allora effettivamente c'era l'intenzione da parte dell'Austria-Ungheria di non dargli indietro niente. È durata 5 secondi però ci ha pensato, credo che li stia tenendo altri territori, anche l'ha tenuto anche la Eastern Sudetterland. Sì, no, ora poco a poco gli arriva bene. Carlo Fisichella. Va bene, vado da Tempest. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao. Che a proposito con la Germania, l'Argentina ha chiuso un accordo di tecnologia. La Germania di stampo tecnologico. Che cacchio ti ha venduto, scusami? L'Argentina stiamo producendo per conto nostro i Panzer 4. Minchia, voglio. Allora sì. Grande cambio. Paese giallino. No. È quella irresistibile voglia di dare il pipo a Tempest. Attenzione, alleanza franco-britannica. La fanno storica. Germania e Francia la fanno storica. Tranne che c'è con la Svizzera in più. Sì, vabbè. Bella, mi piace questa. E la Repubblica Helvetica. Cochine. È brutta la bandiera. E vabbè. Cochines. Vabbè, Sestito, però non è che puoi fare coming out adesso, cioè. No, non sono vero. Stai calmo, mi dissocio da tutto ciò che tu stai per dire, pensare, fare, disfare. No. Disclaimer, non sono responsabile di quello che dice questa persona. No, ma sì, non dico niente. Non sono. Il presidente dell'Argentina è inaccettabile. No, seriamente. Se ti righerò la pipa, devi saltellare e dire che è bellissimo. Sono dell'altra sponda. Non sono dell'altra sponda, capito? Non si sa, però. Noi ti accettiamo. Noi ti accettiamo, ti rispettiamo. Esatto. Vorrei dire a questa cosa. Non sono dell'altra sponda. Ti possiamo portare a spasso io e Nespolino. No. Sento che intendi. No, a spasso, a fa serata, no? E che hai capito? Scusa. Fare serata. Madonna mia, raga, ma non si può più dire niente. Ma che palle. Madonna, voglio andare a vivere in Russia, veramente. Cioè, almeno c'ho una scusa per non poter dire niente. Volevo lasciare un'ultima dichiarazione stampa da parte del presidente argentino. Prego, Roberto, vai. Reputa intollerabile il cambio di governo del nostro vicino cileno. Sestito, avrei una domanda. Dimmi, amore mio. Da regolamento, se lui mi rifiuta i sudeti, posso dichiarargli guerra? se il gioco mi dà il war goal. Oppure sono liberato. Sì o no? Cioè, non è risposta è? Posso farlo? Lo può fare? Può farlo, signor presidente. Sì, lo può fare. Lo può fare. Ok, giusto per far chiarezza col pubblico. Aspetta che gli mando la. Signori della giuria, qua l'imputato si sta mangiando il microfono. E cosa dobbiamo fare? Buono il microfono. Ma siete compaesani? Io non lo conosco, non l'ho mai visto e non l'ho mai conosciuto. Vabbè, adesso. Buonasera, Giappone. Sono la Finlandia. Buonasera, Finlandia, prego. La Finlandia del Giappone. Non lo so, ragazzi. Interessi per l'Unione Sovietica. Ma si scambiano le balene con i lamantini. I lamantini con le balene. Il Giappone ha per caso mire espansionistiche per l'Unione Sovietica in futuro?
Ma tranne qualche scaramuccia, qualche insulto sui confini della Manciuria. Però no, ragazzi, però no. Ah, vabbè. In futuro, comunque, se hai intenzione di fare qualcosa in Unione Sovietica, la Finlandia è interessata. Sa, per garanzia di difesa, ecco. No, no, lo so, vabbè, solo sulla situazione, signor. Attenzione, l'Austria-Ungheria dichiara guerra sulla Repubblica Cecoslovacca. Ma il problema è che non sanno quello che sta per accadere. Cioè? Che dall'altra parte hanno... Il caro Bonner Panzone sta per muoversi. Herman, the German Sherman. Vabbè, grazie mille Giappone per questa conversazione. Me ne ritorno, ritorno ad Helsinki. Di niente, signor. Ritorna, ritorna. Oh mio Dio, il primo. Il primo. Dai ragazzi, in Cina chi è che ha detto parolacce? Ma Mattia, ma non è vero, ma che stai a di? La domanda però che ci dobbiamo fare, dobbiamo stare attenti, perché se qualcuno che magari vuole mettere i bastoni tra le ruote a Tempest decide dal momento all'altro di garantire l'Austria-Ungheria, e lì ci potrebbe essere un problema poi dopo. Ma che cosa stai dicendo? I cinesi a un certo punto sponano quelle 10 divisioni a caso in quel punto, cioè... Che cosa sta dicendo Mattia? Ma non è vero, non mi hai mai sentito smadonnare allora. Sulla piattaforma viola lì mi senti smadonnare di brutto, lascia perdere, ma... nell'ultima live che abbiamo fatto con eccolo, che è successo? Attenzione, Germania in guerra, Germania in guerra, Tempest ha attaccato l'Austria, attenzione, la comunità internazionale ha parlato, no, hai parlato solo tu. No, ho parlato con la comunità internazionale per questa invasione. Ho già trovato degli accordi di pace. Chi è la comunità internazionale? Spiegaci. Inghilterra e Francia, le ultime democrazie rimaste. Ah, tu zitto zitto, ti sei magnato pure l'Ungheria, eh? Bravo Tempest, mi piace. Molto italiano, molto italiano. Italico e splendente. Sei molto italiano. Splendido, splendente. Ma con quale casus belli? Cioè, nel senso, perché l'hai attaccata? Perché ha dichiarato sulla Cecoslovacchia. Bello. Quindi avevi un patto? Avevo un accordo. Allora, innanzitutto avevo il War Goal che me l'ha dato per rifiutare i sudeti. Poi, siccome io avevo parlato con Londra e compagnia, eravamo rimasti di rimanere per vie diplomatiche. Siamo rimasti per vie diplomatiche. Abbiamo detto: senti, invadila, rimaniamo così. Proprio una via diplomatica questa. Proprio una via diplomatica questa. Guerra, è la via diplomatica dell'amore. Allora, fallo secondo me. No, non posso farlo puppet totalmente, pensi un attimo. Io ti chiedo qua, però mi sa che non l'avrai, vero? No. Tempest, possiamo parlare? Ma sta chiedendo pietà, mio signore, è un cicciolo che chiede pietà. Possiamo avere pietà, vieni in Axis. Vengo. Dio. I giapponesi sono vicini a Wuhan, siamo vicini a Wuhan, dai. Esatto, ragazzi. Thomas, l'ultima live di Kingdom Come Deliverance era un santuario, era una pioggia di era il Pantheon, ok? Il Pantheon che cadeva. Ma è stato folle il comportamento del player jugoslavo. Player jugoslavo, sì, vabbè, del player ungherese. Prima regola del codice da pirata, non dire parolacce. Che chiama la polizia? E la diplomazia tedesca è stata molto soft. Adesso la papetizza. Castore, cosa vuoi? Basta. Madonna. Che palle. Oggi è più noioso. È più noioso del solito, Castore. È noiosissimo. Ma c'è anche Polluce. No. Non dire mai più Polluce in mia presenza. Queste parole le vai a dire ai tuoi amici. Ma 4 giorni l'Ungheria è caduta. Sì. Allora, io vi lascio 2 secondi.
che mando fuori il cane perché magari devi uscire. Vieni, cazzo, eh. Stanno facendo cose, stanno cambiando governi, prendendo risorse. Strano, strano. Guarda quel tempo. No, ragazzi, cos'è? Buona per Tempest. Io vi invito... Ragazzi, mi sentite? Vi invito a vedere cosa è successo perché... Ma non esiste più. Dio esiste, però è diversamente... Un po' brutto, diciamo. A me non piace. The Fortress Buster. Chi è che mi scrive tre pli? Giusto. Un Apex ha ragione, ragazzi. Vuole andare a tre, andremo a tre. Ok. Allora, cosa che dicevi tu? Dobbiamo vedere che cosa in Giappone. Dobbiamo vedere come fa il Giappone a morire, dai. Ma come? Perché dovresti morire? No, niente, niente. A King Dao! Ho guardato ne qua King Dao. So. King Dao. King Dao, King Dao. Sto si è sfaldato prima di ricominciare. Alla fine cosa ha fatto? L'ha papetizzato, no? Sì. No. È libero, no, l'ha papetizzato. No. No. Questo. Non l'ha papetizzato. È libero. Probabilmente avrà fatto un accordo. È diventato un Reichs Protectorat. Beh. Beh. Beh, 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 beh. Bambi. Bambi. Democrazia veramente molto umile e pacifista da parte del teu. Beh. Ah, ho ucciso il Ciro. E perché le sta costruendo, ragazzi, perché le sta costruendo il Giappone le infrastrutture lì. Se no, prossima crepa. Prossimo obiettivo, ragazzi, Wuhan. Sì. Ma sei sicuro? Vai tu avanti, io ti seguo. Tu inizi ad andare avanti, io mi fermo a prendere due mascherine, sai. Ma tranquilli. Ma Roberto! Dov'è Roberto qua? Andiamo a vedere Roberto. Roberto, guardalo che uomo! Roberto! Marcelinho! Olè! Ortiz! Ortiz! Marcelinho! Roberto! Roberto! Roberto, sì! Come ti fa il brodino? Madonna, ma te sei vecchio dentro, Andreas, però, eh? Nome della Cecoslovacchia di nuovo senso. No. Ah, quello della Cecoslovacchia, ok. No, volevo fare il Mega Snake. Ma quello dell'Ungheria, no. Ok, è entrata in fazione. Attenzione, il Portogallo è entrato nell'asse. Il Portogallo che è giocato, ragazzi, è entrato nell'asse. I piedini della Bonino si chiama il giocatore. I piedini della Bonino, ma che schifo. Ma perché? Farete che mai un Axis versus Allies sulla Red Flood? Beh, c'è qua Sestito. Inoltrate le la vostre... Red Flood l'avevamo proposta come mod possibile per questa partita, ma vedi, l'hanno buttata in pochi. Dovremmo fargliela giocare senza Sestito proporgliela. Io ho dei focus che mi fanno diventare corre tutto il ma click e via dicendo. Se dovessimo trionfare in questa guerra, sono territori che ti interessano per qualche vaga ragione.
Un attimo. Sì, ha ragione. Cosa? Mattia ha ragione. Io c'ho un focus e sto facendo ora, mi fa diventare core fondamentalmente il gun sul Tacleman sui territori del Maclick. Roberto, ma signor this challenge Paraguayan pretensions. Il Maclick. Il Maclick non ha niente, devo qualsiasi prendere. La parte diciamo della Cina. Si è pappato il Cile. Crambi si è pappato il Cile. Vabbè, in caso poi tutto di pace, vediamo. Sì, certo. Ha visto bene, sì, certo. Ha visto bene Mattia. La mandibola di Roberto. Potrebbe essere tipo un nuovo film, no? La mandibola di Roberto. No, la Spagna non è giocata, ragazzi, eh. Spagna si è riunita. C'è lasagna. Lasagna dovrebbero chiamarlo con questa. Allora, guarda che bel paccioccotto. Lasagna, altro che lasagna. Roberto è enorme. Sì, sì, ma soprattutto... Cioè... Aspetta un attimo. Aspetta qua. La mandibola è questo. Cioè, guarda che mascellone che è Roberto. Ma adesso sono curioso di vedere se lui è davvero così. Roberto Marcelino Ortiz. Aspetta, fammi cercare Roberto Marcelino Ortiz. Roberto! Il Giga Chad. Roberto Marcelino Ortiz. Sì, ma il Giga Chad quel tizio. In realtà è un po' più sfigatello, nella realtà. Come... Cioè, non è proprio così. Cioè, ce l'ha il mascellone, eh. No, eccolo qua. Efemerides della Formula 1. Ma che è? Autos in moto staringa. Ma che cacchio passa, zio? Aspetta un attimo. Aspetta. Guarda qua, è lui, è quella foto lì sulla quale è sviluppato il portrait. Aspetta, traduci in italiano. Commenteremo la nascita di due piloti americani che hanno partecipato ad alcune gare. Che c'entra lui? Ma non dirmi che era un pilota di Formula 1. No, Robbie Unser, Kurt Cobain non era un pilota di Formula 1. Manuel Belgrano. Allora, Marcelino Ortiz fu eletto presidente dell'Argentina. Ha studiato all'università e si è laureato in giurisprudenza, senza successo di far apparire riforme che avrebbero permesso l'instaurazione del regime democratico. Ah no, ok, niente. Io sto attaccando? Ma che è sta roba? Ma è carnevale qua, ma vabbè. Ok. Lasciamo perdere. Questo... Non è... Cioè... Kurt Cobain, pilota di Formula 1, e questo è abbastanza incredibile il sito. Allora, madonna quanto fa, perché... ma se non c'è Tempest qua... Cosa c'entra Tempest adesso? Cosa aspetti? Tempest che ti aiuta? Che ti cede le fabbriche? Ah, ma gli ha demilitarizzato la zona. L'ha demilitarizzata. L'Italia ha annesso l'Albania, vero? Quindi credo che adesso scatterà o la Jugo o la Grecia. Probabilmente, eh. Probabilmente. L'Italia è isolata però diplomaticamente. Non è in nessuna alleanza al momento. Mattia G, le doppie per favore. Dai, ti prego, usale le doppie quando scrivi, ti prego. Hanno assaltato Capitol Hill? No. A proposito, è andato per il Neutrality Act comunque. Va storica. Bulgaria nell'asse. Bulgaria nell'asse.
Ma in tutto questo, scusami, la Polonia dove ha intenzione di espandersi? Che buonasera. Gioco sta facendo la Polonia? Buonasera. Ah, la entra nell'asse la Polonia. La Polonia entra nell'asse, ok. Quindi immagino che la Polonia abbia promesso delle terre russe. Certo. Ah. Quindi rinuncia all'idea del Lebensraum. Göring non ha l'idea del Lebensraum, quindi sì. Oh, giusto. Lui basta l'oppio, quindi. Poi, tra l'altro, magari molti di voi non lo sanno, ma oltre ad essere un cleptomane delle opere d'arte, era anche un amante del vino di un certo livello, Göring, tant'è che alla fine della guerra hanno trovato nella sua residenza un quantitativo di vini pregiati per un valore inestimabile, un valore altissimo. Quindi questo potrebbe voler dire che Herman voglia andare in Italia, in Francia, o perché no, tutte e due. Il vino, mio signore. Non c'è più vino. Scozzamento. Comunque io volevo avvisare che praticamente tutti i trattati che sono stati fatti nei confronti della Cecoslovacchia e dell'Ungheria erano stati accordati precedentemente con i governi di Londra e Parigi. Quindi non ho agito in nome di qualcosa, ma abbiamo agito in maniera cooperata con le la fanno storica. E questo qua è il famoso Chamber. Ma sì, ma cosa vuoi che sia? Mamma vuole far fare la pace. Ma facciamogli entrare nell'ala Pismet anche in Bulgaria. Sì. Ma sai come ci rimarrebbero male se la Germania seriamente, al posto di fare guerra per Danzica, si allea con la Polonia? Iniziano a tremare tutti, anche la Russia. Cioè, cazzo, ma buonasera. Hello there. Tipo Berlusconi quando entra, quando caccia dentro il testino e sorride. Non guardi un secondo e sti cinesi attaccano. Io ho finito i focus decenti. Chiudi le sacche. Sestito, guarda che siamo in ritardo qui, è il 10 aprile del 39 e qui siamo ancora molto indietro in Cina, eh. Io glielo dico, glielo faccio notare. Ho visto ragazzi, ho visto purtroppo questa situazione. Cerchiamo di Non ho capito, faccio venire i fuffari marinzi e manciughesi. No, ha detto una parolaccia, Mattia, mamma mia. Madonna, mi sembri la mia vecchia insegnante di catechismo. Oh, porti i Marines qui. Che facciamo una bella operazione militare speciale. Ma non ce li ho i Marines ancora. E che Marines vuoi che abbia? Gigi. No, li posso deployare. Sono dei Marines da. No, fanno schifo due. Dei Marines da due. No, da due. Da due. No, non, da otto. Da due non credo. Ragazzi, potrei riuscire a fare una sacca clamorosa. Cinque. Vediamo. Adesso si fa saccare qua. Esatto. Vai, alla voglio. Cosa? Vabbè, io stringo il fronte, quindi che faccio? Alla mattina, quando è venso, ciapa nel penele, slarga nel bus del poli. Sembra che dica, stai tranquillo, ma stiamo esplodendo. Io avanzo finché tutto verde, io avanzo. Vedi il manciuco? Guarda il manciuco. Ha fatto la saccona, Sestito. Faccio sacchetto. Da notare poi che ci sono quelle sacchette incredibili di manciuco sparse in giro. Manciuco che sembrano tipo le sacchette del capitolo. Ok, siamo al 90% di capitolazione, non siamo neanche lì in fondo, quindi qui collaboration government hanno funzionato. E io poi pure gli sto usando gli ho messo tre operatori spiazzati dentro che fanno cose. Com'è Portogallo nel Comintern? Portogallo nel Comintern, attenzione! Backstabbato Tempest! Attenzione! I piedini della Bonino l'appoggiano così. No, è andato comunista. Tempest? Porca troia, è entrato nel Comintern. Attenzione.
E l'Italia sulla Jugoslavia, ragazzi. Italia sulla Jugoslavia. Dino Grandi è enorme, mio signore. Bello grande. Devo fare un paio di template. Devo fare un paio di template assolutamente. Allora, facciamo questo. Davvero, Mattia, basta, per favore. Te lo dico una volta e te lo dico gentilmente. Non rovinare l'esperienza questo... anche agli altri. Se no, ti mettiamo in timeout. Ti credere. Ahimè. Small. Allora, ragazzi, mi faccio fare una sacca perché sto cercando di progettare un aeroplano. Ma cosa vuoi progettare? Io sono bravo a progettare. Ma non sei a rischio sacca che io veda. No. Forse allora, ragazzi, qua. Meno male che se non ci fosse una spallina saremmo tutti al palo. Ma te al palo ci balli la lap con o senza Nespolino? Io, ragazzi, non faccio queste cose. Porto avanti nessuno. Bravo, ecco. Breve, sì. Ti disprezza compra. Ma io sono SMR in questo momento. Non va mai nulla. Domando bene a Tempest. Ma io sono curioso di sapere questa cosa. Dov'è Tempest? Adesso vado a prenderlo, quel porco. Nel suo alto comando. Da solo? Sei isolato? Buonasera. Io avrei una domanda per il cancelliere. Yeah. Cancelliere, ma cosa ne pensa di questo backstab del Portogallo? No, lo sapevo già. Ah, ma lei sa tutto, cioè. Sapeva anche che l'Austria non voleva ridarle le cose. Sapeva tutto lei. Infatti si vergogni. In che senso? No, io stavo ridando. No, Gigi, non è niente contro di te. È una presa per il culo per Tempest. Vai tranquillo. Sì, no, lo so, ma dico io. Bisogna parlare di fatti. Che ha fatto l'Anschluss? L'Austria. Sì, non l'Austria, l'Ungheria ha fatto l'Anschluss. Ma adesso di chi è l'Austria? Sì, ma quello non è un Anschluss. Te dietro la diplomazia hai dichiarato una guerra. Non è parliamo di fatti. Parliamo di fatti. Non è propriamente un Anschluss. Io me ne vado, mi dissocio, torno in Giappone. Arrivederci. Partivo da zero, con un Dockyard. Adesso ne ho due. Io dico soltanto che nella stanza della Russia vedo anche la Polonia. Io vedo la Polonia. No, pardon. La Polonia è nella stanza con Ricardov, che è l'Italia. Ed erano entrati quelli della Russia. Secondo me la Russia sta cercando di sedurre il polacco. Ragazzi, pazzesco. Notizia bomba. Pazzerello, Tempest pazzerello. Secondo me viene incoccato malissimo. Io ve la butto lì. Ma va, butto lì. Dick, guarda il Marocco del Nord. Spagna. Che è puppet russo. La Spagna è puppet russo. Allora, Nesco. Ma finiamo di chiudere ste sacche e poi facciamo le baldore più a sinistra. La Russia sta facendo cose sudice. Ma scusami. Fatemi fare sto design del Fenix. Ma non lo vedo su Discord, Fenix. Dov'è? Ah no, eccolo lì. Ah, quindi Lucas è una persona, Fenix è un'altra persona. Pensavo fossero la stessa persona. Sono un incoglionito. No. Perdonatemi. Grazie, Nespolino, grazie. Sei sempre così supportive. Vai così. Puoi portare la modo ai 4 di Minecraft? No, perché odio il mondo di Minecraft. Povero Minecraft. Cioè, a me tutte le cose poligonali mi urtano. Infatti, penso che l'esercito mi disturbano perché sono poligonali anche loro. Ma che significa? Che sei una persona quadrata. Tempest, buonanotte. Sestito. In Venezuela c'è. No, ma che Maduro. C'è. El Sar López Contreras. Ma non varrà mai come lui. El Mascellone Roberto Marcelino. El Matador Carlos Sainz. Ma quello lì sarà quello della Simmental, palesemente, altro che Matador Sainz. Carlos Sainz, il pilota di Formula 1. No, guarda qua Ricky, il Ricky che sta procedendo, agile.
verso la Jugoslavia. Ciao Giuseppe, buonanotte. Giuseppe. Bella sudicia alla Russia, hai visto Ucronie di Roma? Ci sta dando dentro alla Russia. Attenzione, perché mo voglio parlare con Phoenix. Ce la prendiamo un'altra. Buonasera sudici. Buonasera. Ma io sono venuto. Sono 5, però. Sono venuto qua perché ho visto un backstab di Gigino, cosa che mi aspettavo chiaramente. Non mi sarei mai aspettato di un'entrata nel Comintern. Però questo butta. Allora, ci spieghi. Io non volevo farlo questo backstab. Smetti. Però nel momento... Lo dici sempre tu in ogni partita. Non volevo farlo, no. Tempest può testimoniare, nonostante sia stato lui a essere tradito. Nel momento del bisogno l'ho chiamato più volte e lui sapeva che il mio unico bisogno era unificare la Spagna. Lui non c'è stato in quel momento. La Spagna era diventata puppet. A chi mi dovevo affidare se non era, appunto, alla Russia? Ma lei guardi che può fare tutte le considerazioni che vuole. È logico quello che dice, non dico mica niente. Ma poi... Phoenix è un gran bastardo. Assolutamente. Invece, bravo, Phoenix, per quanto riguarda i rapporti con Finlandia, Svezia, ci sono accordi oppure? Ma ho parlato con la Finlandia, lei vuole rimanere neutrale ed è sicura che i svedesi non attaccano, hanno degli accordi. Vediamo un attimo cosa può succedere. La Finlandia è in bilico e... deve decidere lei, insomma, quello che vuole fare. Ok, ci sta, quindi o con noi o contro di noi, non c'è la via di mezzo. Esatto, sì. Ha senso. Va bene, io alla faccia del corridoio di Danzica, qua c'è questa qua, è un'autostrada, alla faccia del corridoio. Io ringrazio i russi, buona partita, torno giù dal mio amico giapponese con pisellino. Ciao. Dica. Ya? Questa volta riuscirò a farlo di nuovo l'impero romano d'occidente? Non lo so. Magari fai l'impero romano tutto. Non lo sai. Ah, se mi aiuta Phoenix, certo. Impero romano parso occidente. Vabbè, lì... E quindi l'ha detta, eh. Quindi allora io mi aspetto Liberian Union contro Francia, contro Italia, contro Gran Bretagna. E probabilmente anche contro la Germania, perché... credo che la Germania si estenderà o proverà ad estendersi perlomeno in Francia, ecco. L'Italia è ambigua, la vedo molto isolata diplomaticamente l'Italia. Con me non ha mai parlato. Prova ad andare a dirgli, ma visto che io e te siamo dello stesso colore, ma un accordo cromatico potresti fare. E al contrario invece, purtroppo ne può rimanere solo una dello stesso colore. Attenzione, l'ha detta. Se ne è un pugno nell'occhio. L'ha detta. Mandiamo gli ultimatum a tutti e tre. Dai, vi lascio, buona partita. Sì. Qua attenzione perché c'è Gigino che ha annunciato la volontà di riformare l'impero romano d'Occidente. Quindi c'è proprio l'appoggiata leggera. Come guerra civile in Argentina? No, Crambi! No, è esploso Crambi, aspetta, Crambi! Cucciolo, dove sei, Crambi? Dove? Crambi! Cazzo è andato, Crambi? Non sono cieco, stavolta ce l'ho proprio. Crambi, cos'è successo, Crambi? Niente, praticamente... Sei esploso! Che mi dava dei malus e... Primo lo schermo, top. Non hanno preso bene e mi è scoppiata la guerra civile. No, Crambi, Roberto. Guarda. Roberto Marcelinho, no. Ma aiutatelo, dai, poverino. Ma come mai le tiro in guerra contro l'Italia? L'Unione Sovietica questa che ti sta giustificando, è qualche poco. Non lo so. Crambi, ti manderò del lato. E mettile in Iberia. Gira le trasle in Iberia. Perché non quella non è la sua... Non tenerle vicino a Belgio. E ho capito, ma almeno il canto vale fare già confine. È esploso Roberto.
La concordanza non è molto concorde, mi sa. Mi sa di no. Pov, Nespolino che dall'inizio della partita c'ha zero di stability. Sei un pro player competitivo, Nespo. No, ma perché il Manciukok è storto. Il Manciukok. Esatto. No, però l'ho alzato pure al 23%. Oh. Se non è una democratica. È una persona democriptica. Ma con quali leggi della fisica questo fiume sale e scende? Cioè? Ma... Quale fiume? Guarda Chongqing, la capitale della Cina. Guarda quell'incrocio di fiumi. Uh-huh. Con quali leggi della fisica succede una cosa del genere? Credo che sia rappresentato male. Ma no, ma non l'avrei mai detto, Nespolino. Ma no, guarda, l'Italia ha vinto contro la Juve. Se l'Italia non entra in qualche fazione, rischia di essere incoccata malissimo. Beh, magari è quello che aspira. C'è uscita, uscita la sacca. Coto. Ha saccato. Attenzione, il Giappone ha saccato. Sono davanti a sacche. Manca il 4%. Ma cosa ne pensa la Germania dell'Italia? Ragazzi, io l'Italia posso... entra in fazione tra... Che mese siamo? Non lo so, non si vede da qua. Vabbè, comunque a inizio 40 la butto dentro in fazione. Ragazzi, io godo. Godo perché sono riuscito a prendere la Cina. Allora. No, vabbè, tutto quello che non vuoi lascio. Comunque sta morendo... Ciao, Livox. Sta morendo Crambi, ragazzi, eh. È esploso. Crambi vive, Crambi muore? Vero. Facciamo il sondaggio in chat. Adesso preparo il sondaggio. Crambi vive, Crambi muore. Io scommetterei a favore di Crambi. Lui ci credere, obbedire e combattere. Tu passa, Manciuku, passa. No, ti sei preso tutto tu, se non lo... Erano fabbriche prese. Additional demands. Non posso fare additional demands. No. Via. No, ho distrutto tutto. Ho esploso tutto, ragazzi. No, appena distrutto la mia partita. Perché? Perché non mi posso prendere quelle fottute risorse per me. Non ho fatto l'additional demands. Pensavo si potessero fare. Sei stupido. What an idiot. Unbelievable. Sei proprio stupido. La passa. Lui ma è stupido. No, ragazzi. In Cina la fisica è una versione low cost di quella occidentale, dice Simone. Può essere. Dai. Può essere. Dai, non ci cuo, vai. Forzato. Devo aspettare. Nespolino. Tempest, okay. L'Italia, l'impero. Confermato. Sì, quell'altro. Tempest, l'Italia, l'impero. Sì. Me lo posso prendere io, per favore. Okay. Mi serve per le risorse. Quale? Questa regione che manca ancora in guerra. Un attimo, ragazzi. Che quale? Questa qua che manca, lo Sansi Click e il Menchukuo. Sì, il Menchukuo me lo prendo da Focus. Sì, te lo devo già dare. Okay, internazionale click. Thank you. Cioè, ma vedete qual è il problema che io? Se mo devo scambiare. Ho fatto il template dei Marines. E il Crambi delle Pampas. Crambi è il Cile Argentina, attenzione perché sta perdendo la guerra Crambi. Senti, se potete scappare anche le Mecca. No, ragazzi, è pazzesco. Allora, il 77% dice Crambi vive. Attenzione, secondo me Crambi muore invece. Loro ci credono, eh. Ve la butto lì. Vabbè, ma il cicciolo. Il cicciolo ha speranza. Ma c'è il template! Maledetti! Perché cigoli Tempest al posto di parlare? Non cigolare, dai. Su, perché sono un cingolo? Che sei un cingolo. Sei un cingolo, sei. Panzer 4!
Chi sta sfidando Roberto? E Roberto sta sfidando la giunta militare argentina, che però hanno disorganized leadership, quindi in realtà Roberto comunque non ha bonus militari, però la giunta argentina ha malus militari, meno 5 division attack, meno 5 division defense, però hanno più 5 di war support, beh, capirai, te lo puoi infilare nella cartelletta, nella cartelletta, che no, no, che poi di quell'altro con le parolacce è un disastro, non si dicono parolacce, belli. Attenzione, Crambi buttato indietro da Santiago. No. Crambi, dove cazzo stai andando? Le parole, Loris, è vero. Dove cazzo stai andando, Crambi? Caso, giusto caso. Potrebbe farcela però, perché l'IA non è che sia geniale. Attenzione perché gli sfila San Juan... Presa San Juan. Ma non la tieni mica, Crambi. Te ributtano indietro. No, ragazzi, io con sto cosa. Accettami in guerra. Please. Accettami in guerra. Ai, se ci più. Delizia. Ok. Delizia. Ah, senti, però è morto il tuo trade. Ottimo. Aspetta. Complimenti. Allora, cacciami le cose che mo ti dico io. Non ho capito. Ma sapete, ragazzi, che forse Crambi ce la fa? No, qua è stato ributtato indietro da San Juan. Attenzione perché qui rischia, Crambi, credici. Avanza, Crambi, avanza! Allora, ragazzi, che l'ha visto il ping? Dick. Sì. Secondo te, quelle truppe al confine con l'Olanda... c'erano delle truppe che mi bloccavano. Quelle truppe al confine... Ho capito, Crambi, dimmi, Tempest. Secondo te, quelle truppe al confine con l'Olanda, Capodanno, dove gli piacerebbe passarlo? Ad Amsterdam. Così, a primo impatto. Pomeriggio ad Amsterdam, serata a Rotterdam. Te la butto lì. È un bel piano. Pomeriggio ad Amsterdam, serata a Rotterdam. Aspetta che devo andare a vedere Crambia di qua. È finita. Ha vinto la guerra. Crambi ha vinto la guerra. Le Olimpiadi di Crambi. Tutto grazie al mio ping. Hai visto? Ha vinto Crambi. I ciccioli avevano ragione, 77% Crambi vive e Crambi è sopravvissuto. Adesso mi raccomando, perché Roberto Marcelinho è forte di un 100% di stability, cioè lui è la stabilità. Io so. Bene. Bene, Anakin, adesso puoi prendere anche dei debiti. Fu così che si indebitò. In chat sono esaltati comunque, Crambi. Ti giro il loro entusiasmo. Sono tutti strafelici perché hai vinto la guerra. Ma mi sa che Crambi non c'è più. È andato via. Non c'è più. Ma dove cazzo la scambio? Ma che Regno Unito. Ragazzi, io sto costruendo con 200 fabbriche. Ragazzi, io non ho un posto dove scambiare l'alluminio. Sono al palo. Perché lo scambio? Non puoi scambiare da me. Guarda, che io ce l'ho l'alluminio. C'è poco per l'alluminio. E fanne di più. I focus quelli sono. Però intanto ti faccio la decisione. 3 decisioni. 60 giorni dove mi aumenta ancora di più. 4 decisioni. Quanto me ne puoi prendere per ora di alluminio? Per ora di alluminio. Vediamo se gli alleati sono svegli o se gli alleati dormono. No, solo 19, non è molto. Mi sa che dormono. Lo so, vabbè, mo ne sto a vedere di più tra poco. Caro Crambi. Comunque, ragazzi, meno male che non era un Axis versus Allies. Noto una certa fantasia di tutte le nazioni. Posso dire che noi avevamo fantasia, però ci hai stancato per Tempest. Tempest, effettivamente. Ma cosa dice? Hanno paura della Germania. Überfliegen. Sì,
Decisamente. Elia non fare come i troll. I trolls chi sono? Il gruppo musicale New Trolls con Greta? No, cioè, roba i trotskiti. New Trolls con Greta, non so quanti di voi in chat sanno chi sono. Domani vai a visitare la linea Maginot. Ci troverai Tempest probabilmente a Saarbrücken. Sono ancora là. Got off. A che ora finisce la live, Tempest? Mezzanotte. Mezzanotte, così tardi? È sempre a mezzanotte di solito ne finiamo. A mezzanotte. A mezzanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai, sulla Maginot. Aspetta. Aspetta. E stringerò il crambino tra le labbra. Na 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 na. No. Crambi è molto crispy e tu lo sai. Ragazzi, l'Olanda ha accettato la sottomissione. Si è sottomessa l'Olanda. Attenzione. Sì. Ha sottomesso l'Olanda. Da, puoi darmi quante più fabbriche riesci a darmi? Beh, questo non so se è un bene, però, perché potevi annettertela. Beh, l'avrei papettizzata comunque. Mi conviene papettizzarli, Loris. Sempre. Attenzione, è puppeting. Nye. Buonasera, Lorenzo. Come stai, caro? La proviamo, la giocata in Lussemburgo? C'è in Belgio? Assaggia questo piatto. Proviamo, mi piace il Lussemburgo. La accendiamo. Na, 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 na. Guerra! War! Totale un radicale. Ah, no, scusatemi. Tempest, fammi entrare in guerra, ti prego. Ah, sì, entra in guerra. Fagli fare qualcosa, scusami, povero cucciolo. No, così brutalizzato. Poi adesso però mi devi leggere il nome della tua nazione. Perché facile sì. Nyalaskertes Austrian Hungarian Empire. Ok, va bene. Non ho capito. Intanto Tempest ha ficcato il pipo verso Charleroi. Guarda qua, gli ha spaccati in due. Sembra tipo il tonno. Tempest è il tonno, il Belgio. No, Tempest è il grissino, il Belgio è il Rio Mare, il tonno. Non c'è più neanche il tonno, si è mangiato. Guarda, tutto. guarda, compane Alba. Perché sono tutti capaci a tagliare il tonno con un grissino. Ma tagliare il grissino tonno, io voglio vedere chi di voi è capace. Basta che il tonno è vivo. Posso? Yes. Dai che chiudiamo, Tempest, abbiamo finito. È un Fall Gelb top. Topica. Siamo al 40. Allora facciamo un bel. Buona. Tempest devitalizzato. Buona il Belgio sera. È un dente, tipo, no? Devitalizzato. Bro è servita. Bro devitalized. Devitalized bro. Ma perché Schutz staff è il Niederlande? Irlandese, no, l'Olanda dell'Est. No, no, ancora finito, aspetta. No, sono le Schustaffe olandesi. Questa è parte. La Schustaffe è la Loris, ti prego, guarda chi è il leader del Belgio. No. Stef de Klerk. Il predestinato. Il predestinato. Vabbè. Ai ai ai. Festeggia in Belgio, scusami, in Congo. No, mi dissocio. I Wall in Spa. L'Italia non doveva entrare nell'asse a gennaio 40? Domanda, vero? E fu così good che question. L'Italia entrò nel Comintern. No, è entrata adesso nell'asse. Chi è che l'ha scritto? Che ragazzi, deve avermelo ricordato che esiste l'Italia. L'ha Tempest, a proposito, Pio sì, posso ricordare che io c'è il cuore in Svizzera. No, vabbè, ma povero, in Svizzera. Poverino quello svizzero, dai. Beh, ma è mi dai il cioccolato, francese. Perché? Ah, è vero, è diventato francese. Puppet francese, il sudicio. Allora è tradimento. Allora è tradimento.
He won in Spa, he win in Monza. Allora, ora sta imparando i termini di Tempest. No, l'hanno scritto allora, in chat. Se cioè, secondo te io parlo come Tempest? Dick, ma secondo te cosa succede se faccio il focus Rebuild Vatican? Gli esplode Roma? Li porti via Roma? Boh, io non lo so. Non ne ho idea. Cioè, non vorrei che poi fai come Crambi che ti scoppia la guerra civile. No, allora Italia, tu non accettare ovviamente che mi serve per la Svizzera questo. Allora Italia, non diventare mio puppet, non Espo, puppet. Mi devi difendere. Ehi. I porti della Cina tu. E ok. Della Cina, poi di, mo ti dico io. Che dici poco. Di queste isole qua, dall'isola Marshall praticamente. Italia, tu accetti se ti chiedo di ricostruire il Vaticano? Ok, no, tutta sta roba? Sì, non so, ma perché devi ricostruire il Vaticano? Cioè... ma ce lo siamo levati dai coglioni una volta per tutte. Perché devi ricostruirlo? Te le prendi tutte quelle isolette là sotto, vero? Quale? L'isoletta da sotto, ma Crambi, senti un po', tu che sei Roberto Donasimiento lì dell'Argentina, ma tu lo ospiteresti il signor Papa in Argentina? Se scappa dall'Italia, lo ospiti a Buenos Aires? No, lo ospito io a Buenos Aires. Sarebbe il benvenuto. Ah. Bravo Crambi, giusto. Attenzione, arriva con un sottomarino, con un U-boat, sua santità. Comprato con i soldi del Vaticano dalla Germania. Certo. Certo, abbarattato. Compresa la Corea o no? Ah, no. I nostalgici, vero Pier? A bordo dello sbarco in Normandia, non so se è aggiornata. Noi avevamo fatto quella di Stalingrado. Degli scenari. Stalingrado è stata bella la partita. Avevamo fatto lo scenario, sì, di Stalingrado. Basta, ma scusami, ma fai copia e incolla quando scrivi? Basta, Mattia, ho capito, ti ho risposto. No, non è in programma nell'immediato. Oh. Che cosa? La mod dello sbarco in Normandia. Ah, no, ma è buggata tra l'altro. Excommunicate ruler. E l'ungherese è caldo, mio signore. L'ungherese vuole fare cose. Penso che si sfogherà sui rumeni. È stata aggiornata l'anno scorso, quindi non credo che ci stia lavorando. Difficile. O c'era quella della Corea in alfa. Ma senti una cosa, ma dobbiamo arrivare davvero fino a mezzanotte o visto che abbiamo la seconda sessione venerdì ci fermiamo prima? Tempest. Dimmi. Posso parlarti un attimo? Sì, no. Vieni sopra? No. Comunque, Loris, come ho detto, è molto veloce come modo questa. Salve. Buongiorno. Il governo americano vorrebbe parlare con il governo di Stoccolma. Stoccolma. Ma infatti questa stanza sta diventando... Ma perché stanno venendo tutti qua dentro? Ma che è? Mi sento accerchiato. Io ero venuto solo a sentire se la stampa aveva qualcosa da chiedermi dopo quella guerra civile. Io non sono la stampa, io sono un rifugiato politico. Per me sei la stampa. Sì. Non sono la stampa in questa partita. Ti sembra che c'è libertà di stampa nel Deutsche Reich? Eh? O nell'Unione Sovietica? Sì, c'è la libertà di stampa di tutti i partiti di estrema destra. Ce ne sono tantissimi di partiti di estrema destra in Germania. È uno. Cazzo. su Deutsche Zeitung, ja. Come? Su Discord c'è scritto fino alle 23:45. Allora vedi che sei dentro Discord, non è vero che non ti fa entrare. No, peccato, non posso mettere Free Press da nazista. Giocherà mercoledì e venerdì alle 21. Lo Yor che investe in U-Boat, esatto. Esatto. Tempest, perdonami, un'altra cosa. Torna su. Lo Yor che in cambio di indulgenze compra gli U-Boat al Deutsche Reich.
al bacio. Sì, Groenlandia e Islanda americane. No, 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 la Groenlandia. L'Islanda no. Nell'Islanda c'è Sven Bjornsson. Non so per quanto ci resterà. La Svezia sta giustificando. The Norwegian Atlantic Wall, ma che cos'è? Is a Nordic Defense Council member. Ah, lì, ma perché? Quando scrivete così mi fate male. Il Giappone adesso... Stavo dicendo, per me è importante essere riuscito a salvarmi. Bravo, Crambi. Siamo tutti contenti per te. L'Italia in guerra contro l'Iran. Attenzione. Italia sull'Iran, eh. L'Italia, secondo me, sta pushando un po' troppo... Un po' troppo. Deve stare attento. Ah... Sì, infatti, non spammare, Mattia. Ragazzi, fateglielo capire voi dalla chat, per favore, grazie. Vi sarei molto grato, ecco. Un minimo di auto, eh. Qualcuno ha detto destinazione Parigi? Attenzione, no. Oddio, è partito. Sta facendo i più... Guarda qua, i cocchini di Tempest. I cocchini di Tempest. War with France! Long way. Ora aspettiamo. Ora mettiamo contro Iran, mettiamo in paranoia. Ora non dichiariamo subito, aspettiamo. Anche perché i miei carri si devono filare. Ah. No, ora la scommessa è Tempest vive e Tempest muore. Un'altra. No, ma avevano detto gioco la partita, era tipo 54%. Attenzione. Eh sì, perché qua c'è anche l'Inghilterra, eh. Attenzione. Momento caldo. Eh sì. Sono obbligato a farlo. Push, 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 push. Let's push. Ciao, Vorkuta. Buonasera. Allora, visto che qua... Vabbè, senti, a Gandhi io... Gli attacca sono dei missili russi, cioè, caro Mattia, gli attacca è un missile russo, attacca fra, attacca bro. It's Tempest time. Ciao Loris, buonasera. Buonasera, sono in live. Ok. Sì. Un po' lei. Ti aspetto nella stanza giù. Ciao. Mi aspetti nella stanza giù? Ciao. Perché mi aspetti? Mi metto già. No, volevo dire gioco a War Thunder. Ma scusami, io sono in live, nel senso, finita la live andrò anche a dormire. Mi spiace, ci siamo domani. Ma qua la gente viene. Buonanotte. 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 Così, vabbè. Che cosa devo farci? Zonal, se volete ve lo vendo. È partita, ragazzi, è scoppiata la guerra tra Germania e Francia. Chi è il francese? Spartano. Attenzione.
Panza a Parigi. Per adesso però no, sono fermi, sono ancora in pausa. Sono ancora in pausa. We go for the plan A. Oh, Francalpio. Francalpio! Deutschreich in or Allied German French war. We need to build a wall. No, sono in pausa perché secondo me hanno chiesto pausa per preparare le difese pesi francesi. Non lo so. Se ci danno una spiegazione i nostri amici dalla regia, magari. Canta la Marsigliese, ma che c'ho scritto jukebox qua? Non so. Vorrei capire perché siamo in pausa. Sì, più di 5 non dà. Domanda, Bambi, scusate ragazzi, perché siamo in pausa? Perché c'è una possibile infrazione del regolamento, un attimo Lori, scusa. Ah, ok. E il fatto è questo, sai che ha fatto lui? Ve lo spiego io, ha costruito prime forti. Possibile infrazione del regolamento. Ai forti più alti del consentito? Ci ha fatto prima i forti e poi ha fatto il... Ha fatto i forti e poi ha fatto il focus e glieli ha alzati ancora, mi sa. Qua 10 su 5. Puttana Eva. Madonna. Non sfonda più qui, eh. Imburramento. Attenzione, attenzione, attenzione. Tempest incoccato. Tempest incoccato. Però scusami, metti anche in Svizzera. 10 su 5, non sfonda più Tempest, ragazzi. Bambi non sfonda più. Deve cassare. Su un massimo di 5 li ha alcuni che sono anche al 10, perché secondo me prima ha costruito e poi ci ha fatto un focus che gli aumentava i forti lì e glieli ha aggiunti. Però la Svizzera da lì non passano, cioè non passeranno mai. Sì. Guarda Gorin come sei incazzato, infatti. Sì, è impazzito Gorin. Qua Opium livello over 9000 proprio. Hai visto Falvaggio? Il portrait di Göring è qualcosa di fantastico. Sì, però vorrei delle risposte, nel senso... Che palle.
Buonasera. Buonasera. No, vengo qua perché sotto stanno dibattendo per una infrazione del regolamento secondo tempo sta parte della Francia. Perché la Francia ha dei forti a livello 10. Sì, esatto, visto che ma forse attenzione, forse non è il focus che ha fatto che l'ha aumentato. Eh no, chiaro, però nel senso se non li puoi fare più di 5, non è che prima li costruisce poi fai il focus, cioè. Ok, ok. È un po' un exploit, è un po' un exploit come cosa. Ok. Ma a noi va bene, nel senso. Sudici. Noi dobbiamo fare altre cose. Questo è Pluto democrazia. No, ho sbagliato. Pluto quello dei cartoni animati, no? No, Massimo, ormai ho imparato a non fidarmi di Fenix, è un sudicio. E noi dobbiamo fare altre cosucce carine, quindi... Sì, te starei puntando a sbarcare in America, immagino. Io con Fenix mi trovo sempre bene. Fenix fa sempre gli sbarchi, ragazzi, con tre marine. Ma non sono neanche marine. Quindi in Finlandia non erano nemmeno marine. Era ma sì, li teniamo lì per... La speranza. Per tenere calma la Finlandia, che non faccia scherzi. E la Spagna qua invece cosa sta combinando? Guarda qua, è piena di russi. Ci sono dei russi in Spagna. Le Strelkovia divisia. Sì. Io sono pacifico, sto facendo civile. Poi magari ragazzi guardate che il giocatore francese non l'ha fatto con malizia, no. Può essere che magari non hai costruito, poi dopo hai fatto il focus. No, non è solo pirla. No, ma poverino, ma mamma, che ma no, bello, ma... l'amore tra giocatori è qualcosa di fantastico veramente. Ho appena visto le divisioni corazzate a francesi, fanno cagare. Elia dice Fenix va su Iran e Romania. Sì. Iran perché... perché se no ce lo sono gli... La questione italiana, quindi cioè preferiamo che a questo punto la prendiamo noi. Beh, ci sta. Romania, e la Romania perché è meno petrolio per l'asse. Petrolio, esatto. Sì, ha senso. Visto che loro sono... Si sono cioè, non so se adesso si sono impantanati, adesso non so come essere la situazione laggiù, però è andato avanti. Bombardano i tedeschi e via. Ma guarda che è cambiato il portrait di Göring, guarda che bello questo qua. È così amorevole, un uomo buono e comprensivo. Vuoi già chiedere sulla Romania? Da questo qua, questo Göring qua è lotito quando gli hanno espulso il difensore contro il Milan. Lì che sta in vendo. Sì, fair play, fair play, fair play! Mando l'ultima attimo alla Romania, aspetta. C'hai la possibilità, no? Sì, abbiamo fatto il focus. Vai sulla Romania, Vai. Vai. 14 giorni, vediamo. Vai. Forse mi serviranno più divisioni. Vediamo. Sì, butta altre divisioni. Che cazzo... Prendi quelle altre stanno in Finlandia. Cioè, scusa, sì, tiro giù quelle. Sì. Ma adesso gli passa la prima linea. Passata la prima linea, intanto lasciamo quei giocatori russi che se no gli facciamo casino. Guarda, sì. Hanno bucato. Si è ritirato. Perché si è ritirato dalla prima linea? Il francese non teneva più? Un po' da spartano, poverino. Non va bene. No, questa cosa non va bene. Assolutamente. Questa cosa non va bene comunque. Cosa è successo? Qui non è io non ho ancora capito, vado a chiedere a Sestico perché è successo. Vabbè, Spartano fagli... c'avevi i forti di livello 10?
Ma non l'ho fatto io, cioè, non è né exploit né niente. Ma se la gente la pensa, no, no, ma infatti ne stavo parlando con la chat, no? Magari non è voluta come cosa, però il forte di livello 10 è illegale, raga. Cioè, voluta o non voluta. È così il gioco. Ho capito, voluta, ragazzi, ma... cioè... però io come ho parlato civilmente, giusto come sia, però io dico, questo è il gioco è fatto così, quindi di conseguenza la cosa agisce di conseguenza, cioè se il gioco è fatto così, no, il regolamento, infatti, secondo me non è stata una colpa tua, cioè io ci credo nel fatto che non l'hai fatto con malizia, però oggettivamente il forte di livello 10 è rotto. Poi qua non capisco perché gli hai ceduto la linea di forti. È perché, se non mi sono stato obbligato a cedere. Questo mi sembra un po' esagerato, però cedere la linea di forti mi sembra un po' obbligato. Buttargli giù quelli in eccesso, ok, ma cedere la linea era stato, non glieli faceva buttare giù, sì. Non glieli faceva buttare giù, ma scusami, ma allora facciamo una cosa che mi sembra, cioè, se siete d'accordo tutti, finiamo qua. Mm-hmm. Fixi da save. Ecco. E perché adesso facciamo così, perché adesso mi sembra uno svantaggio troppo grosso per la Francia. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Infatti le riportate a prima, avvisa anche gli altri. Cosa dice la chat? Secondo me mi sembra equa come cosa, così. Oggettivamente i forti di livello 10 sono rotti, però Anche cedere la linea difensiva mi sembra. Ma io credo che a sto punto, visto che sono avanzato, conviene che da save si crea la linea di forti. Quant'era? Il 5 il massimo consentito? 5. Sì, che la linea di forti è 5. Adesso dove si trova lui? No, torni indietro. No, devi tornare indietro tu. Torna indietro tu adesso. Gli lasci la linea originale, prendi il save e gli togli i forti da save. Punto. E gli tagli al 5. Come giusto regolamento. Ci fermiamo qui, quindi. Sì, ma non mettere play adesso. Ok, esatto. Torna no, devo ritirarmi. Torna in... tu avanza, francese. Prendi le posizioni originali. Le ha buttate là indietro. Sì. Più altro perché io perdo anche fabbriche, cioè ho perso 20 fabbriche io qua dentro, questa storia, onestamente. No, beh, male. Nel senso, non è. No, non credo sia colpa di nessuno dei due, ecco. Io credo che non l'hai fatto con malizia, sta cosa qua. No, avrai costruito i forti, poi hai fatto il focus e te li ha aggiunti. Cioè. Sì. Comunque, ragazzi, dite gli inglesi di. Gli inglesi, perché sto facendo un trade così buono? No, l'inglese non push. Ma che cazzo, devo dire la stessa cosa dell'altra volta, ma. Cioè, non è normale che sto trenando così. Fino a allora, in teoria non c'ho tutte le docking, però. No, ho raggiunto il confine originale. Ok, pausa. Fermate qua. Pausa. Basta. Fate pausa. Metto io, perché sennò io. Qua non lo fa nessuno. No, ho pausato io. Ok, così. Prendete un salvataggio, facciamo più salvataggi. Così almeno nel caso qualcuno si bugga. Live, oi. Oi! Oi, otto! Ok, comunque stavo facendo notare alla chat di come è mutato Göring nel corso della guerra. Guardate che bello che è diventato adesso, è fantastico. E boh, è sotto morfina adesso. Sì, ho voglia, qua sta iniziando a fare effetto. Detto ciò, ragazzi, allora, noi ci fermiamo qui. Ringrazio i giocatori che ci hanno fatto divertire. Ringrazio il pubblico, siete stati tantissimi stasera. Continuiamo venerdì sera dalle ore 21 fino a fine partita. Lasciate un bel like e nei commenti fateci sapere se secondo voi Tempest verrà punito o arriverà fino in fondo. Un saluto al vostro dittator, buonanotte.